Eccoci qua, benvenuti a Costituzione a colazione, senza burro, marmellata, soltanto Costituzione. Non guardatemi così, cioè è una cosa seria, ma non serissima, quindi guardate serissimi, anche perché non siamo soli, noi siamo nella vita in genere, c'è sempre Dio che ci protegge, ma in questo caso non siamo soli e c'è la dimostrazione, anche dall'altra parte. Non tutti sono convinti, però qui siamo più ancora più convinti perché noi ci troviamo a Milano, ma in realtà ci sono 107 cinema collegati in tutta Italia in diretta satellitare, che mi sembra già una cosa per non sentirsi soli. 21.500 partecipanti, 256 istituti iscritti, 142 città coinvolte, 18 regioni, purtroppo mancano l'Umbria e la Carabia, quest'anno ce siamo giocati. No, nel senso che non, non si sono iscritti, e eh, 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 aspetta, vi volevo, fare anche, volevo dare qualche numero, se lo trovo. Ecco. Anche perché ora farò, vi, vi dirò dei nomi, eh, noi non lo, lo sentiremo, ma ci sarà la ola da qualche parte in Italia. Per esempio, se io vi dico la scuola con più iscritti, dico che l'istituto professionale Versari Macrelli di Cesena con 317 studenti. Ora noi non li sentiamo, ma suppongo che a Cesena fanno. Oee! Il cinema con più spettatori è come ogni anno. Mi dicono. C'è un suggerimento? No, il The Space Parma Campus. Oele! Sempre a Parma perché poi dice che sempre. E poi eh, nella top 10 entrano il Teodolinda di Monza e il Cinema Moderno di Tricase, in provincia di Lecce, con oltre 500 partecipanti per sala. Ole, vabbè, se... oh, più entusiasmo, capisco che non siete fuori scuola. La scuola che ha percorso più chilometri per assistere all'evento è l'Ipsar Costa Smeralda di Arzachena, in provincia di Sassari, hanno percorso 300 chilometri, spero non a piedi, eh? E l'istituto che si è scritto per primo, il Romolo Zerboni di Torino. Ora chiedo scusa, sicuramente avrò storpiato i nomi delle scuole, ma essendo stato un pessimo studente, forse è proprio un'allergia una, un che mi continua a portare. Voi guardate dietro. Ah, ecco perché ci sono io. Va bene, sono anche qua, quindi perché guardate dietro. Ora, come funziona l'evento? Io credo che gli studenti già lo sappiano, però. Uh, lo, lo ribadisco. novità eh, vi è concesso una cosa che di solito nei cinema è evitatissima sì. giustamente, come anche quella di mangiare non so se l'ho detto anche l'anno scorso, l'ho detto è una cosa che non sopporto quando mangio al cinema perché uno dice scusa ma tu quando vai al ristorante vedi film? no, e allora perché devi mangiare al cinema? però in questo caso si può fare eh, non mangiare ma si può tenere acceso il cellulare non per farvi i fatti vostri, ovviamente, ma per partecipare attivamente a tutto ciò, perché tramite Facebook, la pagina Costituzione a colazione, potete eh, fare delle osservazioni o fare delle domande, già sono arrivate, e poi ci sono tre redazioni che, che alla fine, fine dell'evento, eh, insomma, le, 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 le domande più interessanti le, le, le leggeremo e avremo una risposta. Ehm, ma andiamo a parlare del, del protagonista. Di questo evento che è quello che mi porta, io l'ho detto già l'anno scorso: se lui mi dicesse vieni a. mi sono iscritto al partito nazista, vuoi venire? Io dico sì, Gerardo, no, non lo farà mai. però se lui mi dice getta di la finestra, io dico lo faccio. Se lui me lo dici tu, ci sarà un motivo. Appunto, è Gerardo Colombo, eh, voi siete molto piccoli, io l'ho conosciuto, io sono del 72, lo so, sembro molto più giovane. No, non mi ha guardato come dire, ma cosa dicevo? Però ero, avevo 20 anni quando scoppiò Mani Pulite. E lui era nel pool eh, di, appunto, di Mani Pulite. Passato alla storia come Mani Pulite, eh, lo sapete, era, si scoprì che la politica era corrotta. No? <ride> e si incominciò con, con un partito e poi e gli altri partiti dicevano: Bravo, ma il pool di Mani Pulite, bravi, dovete andare avanti, dovete andare avanti. Poi, quando si è allargata la cosa. Sì, presto Puli, mani Pulite c'è un brutto le palle. ora l'ho sintetizzata, però insomma, ha segnato un'epoca, però lui in realtà è, è diventato famoso al grande pubblico, usando dei termini da spettacolo, per appunto per mani pulite però lui aveva fatto le indagini su, sulla rogia P2, il delitto Ambrosoli, il processo IMI-SIR, insomma, niente cose leggere, un, appunto un, un magistrato, poi a un certo punto fa la cosa, mh, impazzisce. Non si iscrive al partito nazista, <ride> però fa una cosa altrettanto folle. Lui si rilascia la magistratura nel 2007 e decide di andare a scuola a parlare di legalità. Perché, Gerardo, in Italia? Perché vuoi fare carriera? Come, come ti è venuto in mente? Però lo, lo fa, la, scrive libri, insomma, non lo fa, però è, si appassiona così tanto e gira tutte le scuole a parlare di legalità. Chiediamo a lui, no non chiediamo perché l'ha fatto, però innanzitutto lo, lo invito. Gerardo Colombo. Prego. Grazie, grazie tantissimo. Tu sei qui fissata a parlare delle, delle regole della Costituzione, oggi più che mai... L'Italia è un po' così, non è che bisogna particolarmente studiare per, fare, per andare avanti, insomma, è tutto un po'. Eh? Insomma, si... Come ti viene in mente di stare lì a parlare delle regole, della cioè, Costituzione? Beh, adesso vediamo se riusciamo a capirci in queste due ore. Eh, tu stai attento che magari io, io sono l'alunno numero uno un que tutta quell'attenzione no, che avrei avuto a, a no, scuola no, 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 non mi sono iscritto al partito nazista no ancora è, eh. no, 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 no però eh. se, lo fai, <ride> se lo fai io mi, mi, mi taglio i capelli e, e, e mi getto no non lo farà era una battuta non vorrei che perché oggi Gerardo sì, fanno... sì, Colombo eh, è colompo un nazista no vabbè no era una battuta volevo rispondere al di là del fatto che eh, io credo che sia molto necessario riuscire a capire qual è la nostra relazione con le regole, se ci servono o non ci servono, se ci danno fastidio, piuttosto che aiutarci, eccetera. La Costituzione eh, è la nostra prima regola, eh, almeno conoscerla è necessario, poi uno decide mi piace o non mi piace. Non... Ti, ti, ti lascio subito sì. la cosa con una simpatica battuta. Io suggerirei che il prossimo anno, magari, oltre alle scuole, qualche ministero possiamo fare un collegamento con il ministero? Così. No, così te lo. niente, una battuta. Va bene, ciao, allora io dovrei farlo alla fine, però lo faccio già da adesso. Poi lo rifarò alla fine. Il fatto di ringraziare Pif perché oggi è venuto nonostante che avesse un qualche problema. E... So, so per morire, però è una questione eh, di... Cioè però speriamo... accanto a te io lo faccio. Speriamo, speriamo che resista fino alla fine, eh? perché sarebbe imbarazzante. Beh, però colpaccio, eh? una morte indiretta. No, grazie in... davvero tantissimo, è veramente di una gentilezza squisita. E veniamo, veniamo a parlare di noi. Come state? Bene, bene. Siete interessati a questo tema? Allora, vediamo un po' di, di sapere, c'è qualcuno che mi dice, molto rapidamente, perché purtroppo, per quanto, per quanto di tempo ne abbiamo a disposizione, è sempre poco il tempo per parlare di queste cose, c'è qualcuno che mi dice che cos'è la Costituzione? Vi ho messo un pochino sulla strada, io. cioè siete tutti timidi, vi hanno insegnato a stare zitti al punto che adesso fate fatica a parlare quando c'è un adulto. <ride> Cosa Come si chiama? Eh, Sara. Sara, lei stava cercando di sparire. Eh, però non ci ho riuscita e anzi facendo tutti questi sforzi per sparire eh, mi ha attirato verso, <ride> verso di lei. Perché... Eh, eh, che cos'è la, la Costituzione? Uh, è un libro che contiene i diritti e i doveri del cittadino. Ecco, sì. Ma un libro, che libro? Voi vi siete messi davanti, siete stati obbligati a mettervi davanti? Sì? Ecco perché dovevate ribellarvi, no? davanti ci stanno i maschi, che così siamo più defilate. E i maschi stanno dietro, però posso raggiungerli. Come si chiama? Stefano. Stefano, è un libro. Diceva la sua compagna che è un libro in cui ci sono i diritti, i doveri, eccetera. E ma che tipo di libro è? È un insieme di articoli. Ecco, Ma un insieme di articoli, eh, anche nella grammatica c'è cioè il LOLE, eh, che sono degli articoli diversi. Questo insieme di articoli messi insieme fanno una... Sì, che però questo lo, lo sì. sapevamo già dall'inizio. E eh, se dicessi di trovare una parola che comincia per L? Breve? E finisce per E? E c'è dentro sì. due... Eh ah, bravo, mi diamo un 5 perché è una legge. Non è una legge qualunque. Perché non è una legge qualunque? Come si chiama? Non si ricorda più. È talmente emozionata che dice, lo chieda a una delle sue compagne. Come Gulli. si chiama? Come? Gulli. Gulli. Willy. No, ho sbagliato. Gulli. Eh, va bene. Ok. Ecco, è una legge particolare o è come tutte le altre leggi? Particolare. E sembra. Ci avviciniamo pian pianino. Sembra che... Ma perché è particolare? Non voglio torturarla ulteriormente, vediamo un po'. Anche lei sta cercando di sparire. Bisogna allenarsi moltissimo a sparire. Eh? Dice perché sono venuta, sta dicendo. Cioè, già avevo una possibilità di inventarmi tutte le scuse del mondo. Neanche lei dice, no, siamo amiche, quindi non può farmi questo scherzo. Eh. Lei che è... Lui è l'unico ragazzo che frequenta la quarta, tutti gli altri la quinta, e lui è riuscito a venire lo stesso. Ecco, eh, che particolarità ha la Costituzione? Ma prima di tutto è la legge per eccellenza. La legge la con legge. la L maiuscola. Ma perché è la legge per eccellenza? Perché racchiude un po' quelle che definiamo leggi etico, morali leggi naturali in effetti, cioè è la base di la tutte, base le, altre di tutte le, le altre leggi, e le altre leggi quindi possono contrastare, contraddire, non essere d'accordo con la Costituzione? No, 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 ecco ha questa particolarità la Costituzione che è la nostra prima legge, tutte le altre leggi devono obbedire alla Costituzione, esattamente, e adesso cominciamo, partiamo, eh, vedendo delle cose che non sono io, delle cose Vediamo se ce ne fa vedere. Adesso mi piacerebbe sapere da qualcuno di voi perché vi ho fatto vedere queste immagini. A che periodo risalgono quelle immagini che abbiamo visto adesso tutti insieme, più o meno? Seconda guerra mondiale? Eh, alla... Seconda guerra mondiale, non tutte, eh, perché la prima immagine che abbiamo visto è di un pochino prima. Forse non si capiva tanto bene, si capiva bene la prima. No, e eh, lì si bruciavano dei libri. Era Albertino, allora? No, no, era uh, 1933, a Berlino, Bebelplatz. Mm -hmm. eh, I nazisti hanno fatto un gran falò di libri, bruciavano tutti i libri perché non gli piaceva la cultura che quei libri esprimevano. Poi, eh, che, che, che immagini abbiamo visto dopo Bebelplatz? No, lei ha detto giusto, come si chiama? Carlotta. Carlotta ha detto giusto che si riferivano alla Seconda Guerra Mondiale, a quel periodo storico che va dagli anni 30 alla metà degli anni 40. Cos'è che abbiamo visto d'altro? Il campo di concentramento di Auschwitz. Auschwitz? È e 45. poi? C'era scritto, comincia per H. Irascimo. E infine, anche lì c'era scritto il nome della città. C'è qualcuno che studia il tedesco, così ce lo traduce. Eh, Norimberga, non c'era bisogno di studiare il tedesco. Perché vi ho fatto vedere queste immagini, che sono delle immagini molto, molto, molto tragiche? Provate a pensare, abbiamo detto, no? Qual è il periodo storico nel quale si collocano queste immagini. Hiroshima, eh, in ordine di tempo, è forse l'ultima, in ordine logico, no? Perché le immagini di Norimberga che avete visto risalgono al 1948, eh? Hiroshima invece del 1945. Quando è stata scritta la Costituzione, lo sapete? Beh, se lei già, facciamo che sperita. Quando è che è stata scritta la Costituzione? Nel 1 gennaio 1948. Il primo di gennaio del 1948 è entrata in vigore è stata promulgata il 27 di, di dicembre e hanno finito di scriverla il 22 di dicembre del 1948. Quando hanno cominciato a scriverla? Nel 1946. Qual è stata la data saliente a proposito dell'inizio? della scrittura della Costituzione. Il 2 giugno è stata proclamata la Repubblica e 556 membri hanno scritto l'Assemblea, cioè esatto. l'Assemblea Costituente hanno scritto la Costituzione. Allora, visto che hanno cominciato a scrivere la Costituzione nel 1946 e queste immagini riguardano il periodo immediatamente precedente, c'è forse qualche relazione tra quel che c'è scritto nella Costituzione e quel che succedeva? Sì o no? Eh sì, ha detto di sì. Che relazione può esserci? No oh, dai, su ragazzi, un pochino, no, non c'è dello champagne da, da, che così se bevono un po' poi magari sono un pochino più... Che relazione può esserci? Prego. Con lo Statuto Albertino, perché prima era flessibile Lasci perdere. ha ragione lo Statuto Albertino c'è una relazione. Cioè, ma questo, queste queste immagini. Che si erano assunti durante la seconda guerra mondiale, quindi dovevano cambiare con la Costituzione per non, non farsi sì che si comportasse dice, di nuovo questo. Insomma, tutta questa roba qua, chi ha scritto la Costituzione, l'ha vissuta. Queste robe che abbiamo visto. Le persone, quelle 556 persone che sono state elette da tutti gli italiani insieme per la prima volta, donne comprese, eh, tutte queste cose le avevano vissute. E come, provate a immaginarvi, perché noi facciamo fatica, no? poi adesso ancora più fatica perché ci si confonde la realtà con, una, con la finzione in un modo allucinante, si fa molto fatica. A riconoscere la realtà, tanto che vanno così tanto le fake news, no? Perché vanno così tanto? Perché si fa fatica se si distinguesse rapidamente quel che vero da quel che falso, boh. invece facciamo fatica. Allora proviamo a metterci in quella situazione. Facciamo finta: facciamo solo finta, grazie a Dio, che oggi succedano quelle cose. Quelle cose che si vivono influenzano il nostro futuro oppure no? L'idea di futuro che noi possiamo avere? La influenzano o no? E caspita se la influenzano. Se siamo qua, viviamo tranquilli, in pace, abbiamo da mangiare, i nostri cari stanno generalmente bene, è un conto, no? Se non abbiamo più la casa, avete visto Norimberga. Le case non c'erano più, erano una serie di pareti. Milano era meno conciata di Norimberga. Chi è che ha tirato le bombe su Norimberga? Giusto per avere un'idea, chi è che ha tirato le bombe su Norimberga? Non voglio nome e cognome, eh, di tutti i piloti che guidavano gli aerei. Chi è? E gli alleati. gli alleati? Sì, perché una volta mi hanno detto i tedeschi, tedeschi no. i tedeschi hanno tirato eh, da qualche altra parte eh, a Coventry tanto che è stato inventato un termine, la coventrizzazione non li tiravano in Germania li tiravano altrove allora, capite come per capire la Costituzione è necessario riuscire a intuire più che a intuire, a individuare a individuare qual era il momento storico in cui è venuto da pensare di fare una cosa, sì, oggi se la si scrivesse oggi la Costituzione, probabilmente non la, scriverebbe, non la si scriverebbe così, ma attenzione, se non la si scriverebbe così. Se non la si scrivesse così, c'è un professore italiano qua che subito mi tira quei pochi capelli, eh, perché eh, eh. se non la scrivesse così, eh, ogni tanto sarebbe da abolire il congiuntivo, no? Mm. Se, non la se, se non la si scrivesse così, non eh, potrebbe succedere quel che è successo in Italia dal 1948 in avanti. E cioè che la legge delle leggi ha stabilito che ciascuno di noi può essere libero come tutti gli altri. Eh, perché allora era evidente, no? Era evidente, era evidentissimo che, che non era così. Avete visto i bambini, no? Che mostravano la loro matricola, che era stata tatuata. Attenzione, eh? attenzione, perché è anche possibile che passando il tempo uno si dimentichi. E se ci si dimentica, e eh, poi le cose possono ritornare. E se le cose ritornano, possono ritornare uguali, precise, identiche. Magari non sono gli ebrei come erano lì magari non sono gli omosessuali, chi lo sa. E già a parlare di zingari uno gli viene... E a parlare di chi viene dall'Africa i punti di domanda si moltiplicano. Come a parlare di chi non la pensa come te, perché nei campi di concentramento c'erano anche le persone che non la pensavano come te e allora è così che nasce la Costituzione se noi non capiamo come nasce la Costituzione e eh, abbiamo voglia eh. abbiamo voglia ma come facciamo a capirla? come facciamo a capirla? sono delle cose appiccicate lì che non hanno niente a che fare con la nostra vita e invece la Costituzione è quella che garantisce la nostra vita perché la Costituzione è come una specie di ah, mi dite un quadro che vi piace un quadro, un dipinto, sa cosa vuol dire la parola, sì. No, non ce l'ha, ha visto un quadro in giro per il mondo. Eh? Ce ne sono anche di moderni, anche di contemporanei, forse anche di post-contemporanei, che i post-contemporanei vuol dire che vengono dal futuro, poi, perché... io, io mi giocavo la Gioconda, un classicone. Eh, eh, eh sì, ma loro magari... Cioè, conosce la Gioconda? Che si chiama altresì? come? Eh, vabbè, però, è eh, eh, Non entriamo eh, così, eh. la conosce la Gioconda? La vista tragedia. le piace, ma così dice. Diciamo. Cioè, cosa mi importa? della Gioconda? Eh? Eh, sì. <ride> insomma, può anche non importare niente della Gioconda. Eh, lei ha un quadro in testa? Allora, aboliamo i tempi morti. Facciamo che io conto fino al 3. Se entro il treno rispondete, non lo so, un fulmine dal cielo. È stato magistrato, non so se si è capito, cioè gli è rimasto qualcosa nella magistratura Grado <ride> Colombo. Eh. È una battuta. <ride> Io risponderei un quadro qualunque, così. Sì, La Notte Stellata di Van Gogh. Ah, magnifico, La Notte Stellata. Ecco, guardiamo, la conoscete tutti? No. Sì. Benissimo, la guardiamo, mettiamo che sia lì, eh, siccome non ci siamo messi d'accordo prima non ce l'abbiamo la notte stellata di Van Gogh da, da, da far vedere. Eh, lo guardiamo e eh, vediamo che tutte le sue parti sono d'accordo con il resto del quadro, è giusto? Cioè non è una confusione, no, no, è un'armonia, è un, possiamo dire, tra virgolette, sistema, la notte stellata di Van Gogh. Van Gogh non sbaglia nessuna pennellata e quando noi la guardiamo, non guardate il mio dietro, eh sì, i miei capelli ormai non. Eh, eh, perché io ce li avevo, ne abbiamo parlato prima, eh, ce li avevo come lui. E infatti lui da, da adesso è preoccupatissimo: eh, ma veramente. Eh, guardiamo, guardiamo la notte stellata di Van Gogh e siamo ammirati perché è bellissima, è bellissima anche perché tutto si collega al resto, ogni minimo particolare è inserito nel quadro in modo che sia armonico con il resto, la Costituzione è sostanzialmente lo stesso, poi magari qualche pennellata è scappata di mano, ma poche cose, qualche piccola pennellata è scappata di mano. Cose piccole però, perché l'armonia della Costituzione è uguale, precisa, identica, quasi, adesso non vorrei che Van Gogh poi mi facesse causa, alla notte stellata. La Costituzione parte da un punto che è costituito è costituito da rovesciamento del punto di partenza di prima. Abbiamo visto quelle immagini, no? Quelle immagini ci fanno vedere come le persone non si riconosce, riconoscessero reciprocamente. Eh no, perché se tu ti riconosci, e eh no, 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 non ti tiri le bombe in testa, giusto? Eh. Se tu ti riconosci, non è che all'altro scrivi un, un numero sul braccio perché quel numero gli sostituisce il nome, diventi una roba, una cosa, diventi una cosa. Se ti riconosci con gli altri, ebbè eh agli altri riconosci i diritti che hai tu. Ecco invece il modo di stare insieme era basato sullo disconoscersi, che vuol dire sull'attribuire alle persone dignità diversa a seconda di una serie di fattori, per esempio il genere. Voi, prima del 2 giugno 1946, non voi fisicamente perché non c'eravate, il vostro genere non votava. Cosa vuol dire che non votava? Vuol dire, ma fortemente, che aveva dei diritti molto inferiori a quelli dei maschi. Perché le femmine e i maschi non si riconoscevano. Il maschio diceva, io sono più importante di te. E allora la legge stabiliva che il marito è il capo della famiglia e quindi al capo bisogna obbedire. La legge stabiliva che è reato l'adulterio femminile e non l'adulterio maschile. La legge stabiliva non soltanto questo, perché non c'era solo la discriminazione di genere e c'era la discriminazione etnica, le leggi razziali. Dieci anni prima dell'entrata in vigore della Costituzione, otto anni prima neanche che si cominciasse a scrivere la Costituzione. Voi non entrate a scuola, voi non potete insegnare a scuola, voi non potete esercitare attività commerciali, voi non potete fare questo, voi non potete far quello. Diversi, diversissimi. Perché? Perché non ci si riconosceva. Bene, la Costituzione parte da un punto, un principio che è esattamente l'opposto. È impressionante, eh? cascano i telefoni a un certo punto. È eh? <ride> esattamente all'opposto. Tutte le persone sono importanti tanto quanto le altre. Perché? Perché altrimenti si ritorna là. Siccome tutti siamo importanti allo stesso modo, le Costituzioni parlano in modo diverso, no? tutti i cittadini hanno pari dignità. Siccome tutti siamo importanti tanto quanto gli altri, allora le nostre differenze, che ci sono, perché siamo diversi, caspita, e per fortuna siamo diversi, maschi, femmine, e poi ci sono chi, chi, chi crede in quel Dio lì, chi crede in quell'altro, chi non crede in nessun Dio, eccetera, e poi c'è chi ha la pelle più chiara, la pelle più scura, bla bla bla, e così via, no? Tutte queste differenze non possono creare discriminazione. A tutti le stesse possibilità di realizzarsi parte di lì la Costituzione. Poi vediamo, eh, perché adesso c'è un piccolo stacco, si fanno delle cose quasi due minuti. No, dici, a dieci dici minuti minuti. Dici uh, minuti. Eh, mamma mia, allora possiamo andare avanti. Possiamo andare avanti, perché io vi dicevo che è un sistema. La Costituzione è un sistema, è come se fosse la notte stellata di Van Gogh. Si parte di lì e intorno a lì si disegna tutto quello che serve per rendere effettivo questo principio. Per fare in modo che sia vero che tutte le persone sono importanti quanto le altre. E proviamo a sviluppare no? questa, questa affermazione. Tutti i cittadini vuol dire tutte le persone. Eh? Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e quindi sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Le nostre caratteristiche personali che riguardano anche... Quelle più personali, uno è alto, uno è basso, uno è sano, uno è malato, uno ci vede poco, uno ci vede tanto, uno uh, capisce tutto al volo, quell'altro ha bisogno un pochino di essere aiutato per capire le cose, non possono creare discriminazione. Cioè, a tutti possibilità analoghe a quelle degli altri. Ragione per cui, per dire, se uno va in giro in sedia a rotelle. È necessario, secondo la Costituzione, che ci sia lo scivolo per fare in modo che possa entrare nei locali tanto quanto coloro che camminano con le loro gambe. Ecco, com'è che si sviluppa, come si dettaglia questo principio? Uh, caspita. E cominciamo dall'articolo 2, che sta numericamente prima dell'articolo 3, ma è una sua conseguenza. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, cioè i diritti inviolabili di tutte le persone. Tutte le persone, ancora una volta, indipendentemente dal genere, dall'etnia, eh, dalla religione, dalla lingua e così via, hanno diritti tanto quanto gli altri. E poi, siccome per avere i diritti, voi non ci avete mai pensato, eh? ma per avere i diritti è necessario che esistano doveri. Eh sì, eh, non ci avete mai pensato, non ci si pensa. I doveri ci stanno qua, giusto? Eh, sì. E a volte, quasi sempre. Perché se non ci stanno qua, non diventano neanche più doveri. Eh? Diventano, diventano delle possibilità anche, anche, anche i doveri. Se uno gioca alla PlayStation, per esempio, come diavolo si chiama, ai, ai videogiochi. Eh. Se uno gioca ai videogiochi eh, non ci pensa neanche, però, se vuol vincere la partita, deve seguire le regole. Ma non gli viene neanche in mente che si tratti di regole che deve seguire perché vede la funzionalità della regola rispetto al risultato. Se voglio voi giocate qualche cosa. No, lei è appassionata di pittura, quindi... <ride> giocate, fate dei, dei, dei videogiochi. Delle volte, mai. Poi mi dite come passate il tempo, che magari uno prende degli spunti. I maschi in genere... Ma con le stesse cose che cosa fa? Call of Duty. Call of Duty che No. Sì, dai. Funziona, però. Ah, no, funziona? Cioè, funziona. No. Guardi, è una magia perché c'è lì una, un ognomo che si fa funzionare le uh, Call of Duty è un gioco che si usa molto alla PlayStation. Com'è che si chiama? Call of Duty. E come fa? Uh, tu sei un soldato e eh. devi uccidere gli altri soldati. Ah, magnifico. Sei un soldato e devi uccidere, <ride> non soltanto le vecchiette. Quindi, eh, no. cioè, questo qua è una roba. Di, di, di... Eh, non, non è, è discriminatoria perché uccidi tutti, anche i bambini. No, i bambini no. Perché ci sono, non ci sono, sono soldati? Ah, soltanto soldati sì. maschi. No, Dipende femmini. da che personaggio utilizzi. Ah, benissimo. Eh. Eh, lei è d'accordo con me eh, quando dico che se, se vuole vincere deve seguire le regole o no? Sì, assolutamente. Eh. Però non le sente come un'imposizione, non è che dice, oh mamma mia, mi tocca ancora una volta di giocare a questo bellissimo gioco che imparo a ammazzare la gente, che sono così contenta quando ammazzo qualcuno, quella lì è la mia, mia, mia cugina che mi sta proprio sullo stomaco, eccetera, eh sì, no. Eh. Giusto? Eh, non è che le sente come un obbligo, perché se no, se no non decide neanche di giocare. No, no, altrimenti... Noi non ci accorgiamo che molto spesso... I doveri sono, seguono quanto ai diritti la stessa relazione che esiste tra la soddisfazione di giocare a un videogioco e le regole che noi ragazzi se lo vediamo da un certo profilo, sotto una certa prospettiva, impongono un certo comportamento. Però per noi non è un'imposizione perché vediamo la relazione. Se voglio sparare a quello lì, devo schiacciare qui, giusto? Meglio giocare a FIFA, cioè, tanto a voi non piace il calcio, però a FIFA non si ammazza nessuno, si tira la palla, magari si vince e si perde, eh. però sì, è il massimo. È lo stesso, no? Se voglio passare devo schiacciare di qua, se voglio tirare devo schiacciare di là, devo, devo, è necessario che. Nel nostro sistema, i doveri possono esistere soltanto se servono i diritti. È la stessa relazione, uguale, precisa e identica, come è la relazione che esiste tra la torta e la ricetta. Le regole per fare la torta sono funzionali alla buona riuscita della torta. Uguale, preciso e identico, le regole della Costituzione, che a volte prevedono dei doveri, sono funzionali, sono funzionali all'esistenza dei diritti. Se non si pagassero le tasse, non ci sarebbero le scuole. Non ci sarebbero gli ospedali, non ci sarebbero le strade, non ci sarebbe l'illuminazione pubblica la sera. Pensate che vita. O non ci sarebbero le fognature e quindi non avremmo i bagni e non potremmo neanche bere l'acqua dal rubinetto perché non ci sarebbe il sistema idrico. È finito il tempo? Quanto manca? Quattro minuti. O oh, vado avanti io come, come orologio, quindi alle, alle 46. 46-48, eh, che proprio la Costituzione, sembra che abbiamo fatto apposta, comincia nel 46 e finisce nel 48. E allora cominciamo, no? Cominciamo di lì. Cominciamo con questo articolo che parla della impossibilità da parte della legge e degli altri di sottrarre diritti alle persone. E della necessità che esistano dei doveri perché questi diritti siano effettivi. Vi faccio un esempio molto chiaro. No? Eh, se lei che si chiama. Martina. Se Martina ha il diritto di dire quello che pensa, articolo 21 della Costituzione, io ho il dovere di non tapparle la bocca quando parla. Perché se io potessi tapparle la bocca quando parla, il suo diritto svanirebbe. mai pensato a questi aspetti. Poi dopo il 48 magari riusciamo a entrare un pochino, ma facciamolo adesso. Poi andiamo avanti se riusciamo. Tanto È importante capire il meccanismo, no? è importante capire qual è l'organizzazione delle regole della Costituzione. E proviamo un pochino con un obbligo che sicuramente vi sta qui, anche se voi avete superato il tempo in cui questo obbligo vi grava effettivamente sulle spalle. Bisogna andare a scuola. Esiste l'obbligo scolastico. Se è vero quello che vi ho detto fino adesso, eh, beh, insomma, ci sarà un diritto che è servito dall'obbligo di andare a scuola. E che diritto è questo? Come? E l'istruzione a cosa serve? Cioè, dell'istruzione in che senso? Il diritto dell'istruzione, a parte il fatto che il diritto dell'istruzione, essendo un diritto, mica c'è bisogno dell'obbligo. Eh? Eh, lei ha il diritto di farsi curare se si ammala, è mica un obbligo. Può anche dire: No, io sto bene con questa malattia, mi piace moltissimo. Eh sì. Può dire: Attenzione, la cura per questa malattia è una cura che confligge con i miei convincimenti, con le mie convinzioni più profonde. E uno può anche dire: Oh, guardate, io sto talmente male e so che la cura non farebbe altro che prolungare il mio star male, che non la voglio proprio. Eh, il diritto è una cosa, il dovere è un altro. Allora non possiamo giustificare il diritto, il, scusate, il dovere con il diritto, sono due cose diverse. Perché c'è il dovere fino a 16 anni? Perché diventa, perché diventa poi un diritto quello di avere, sviluppare un pensiero critico, per cui poi dopo uno non si sente più vincolato ad andare nella direzione in cui altri che hanno sviluppato quella coscienza critica. Ecco, eh, come com si chiama lei? Giacomo. Giacomo, Giacomo ha detto, chiedo scusa, in parole diverse, ma il concetto è lo stesso, quello che penso io. Andare a scuola serve per diventare liberi. Eh sì, perché libertà vuol dire scelta. Scelta, io sono libero se posso scegliere, se, se faccio lo schiavo non posso scegliere, c'è qualcuno che mi comanda, no? E però per scegliere è necessario conoscere. Perché se non so come faccio a scegliere, chissà quante volte avete detto se l'avessi saputo non l'avrei fatto. Cioè siccome sappiamo che i congiuntivi anche ad alti livelli sono un problema, eh, magari dite se lo sapevo non lo facevo. Giusto? L'avete detto le volte. Cosa vuol dire questo? La mia scelta è stata condizionata dall'ignoranza, quindi non ho scelto quello che volevo perché non sapevo. A scuola, bene o male, la scuola serve abbastanza, mica tanto, del tutto, però un pochino serve no? a imparare, a conoscere, cioè a mettersi dentro quelle cose che servono per scegliere. A scuola si viene per diventare liberi. E siccome fino a una certa età eh, si fa fatica a fare la connessione, e allora si dice, beh, a scuola bisogna andarci. Perché se a scuola non ci vai... E poi non, non puoi diventare libero. Cioè, puoi diventare lo stesso, ma con una grandissima fatica facendo delle esperienze che invece a scuola non devi fare personalmente perché impari attraverso l'esperienza degli altri. Ecco, questa relazione tra diritti e doveri è una relazione forte nella nostra Costituzione. Non esiste un dovere che non sia finalizzato alla possibilità che esistano diritti e che esistano diritti allo stesso modo per tutti. Io credo che sarebbe il caso di essere felici per questo, no? Caspita. E cioè la mia posizione personale non può essere penalizzata rispetto alle posizioni degli altri perché la Costituzione sorveglia che ciò non accada. Poi c'è un altro discorso da fare. Eh? Perché sapete che la Costituzione, essendo una legge, dice delle cose, ma non può attuarle per conto suo. E se nella Costituzione si dice, articolo 53, che è necessario pagare le tasse e poi le persone fanno di tutto per non pagarle, eh, vuol dire che alla fine abbiamo dei diritti che zoppicano un po': il diritto alla sanità, cioè il diritto alla salute, a che la nostra salute sia curata e delle volte ogni tanto leggiamo sul giornale no? di cose che succedono, quelle che vanno sotto il titolo di mala salinità. Perché? Eh, perché magari non ci sono risorse sufficienti o magari ancora una volta le risorse sono usate male perché? Uh, delle volte per insipienza, cioè perché non si sa scegliere, delle volte perché ci si approfitta. Nell'un caso e nell'altro, comunque, 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 si tratta di mancata osservanza della Costituzione. Ho sforato di 40 secondi e quindi mi fermo, ti è concesso, ridò la parola. Ti è concesso. Te. Alla fine abbiamo parlato di nazismo, ma in altri termini. Mi sembra che l'invito al raduno naziskin sì, eh, salta. Volevo precisare salta, subito. Quindi no. c'ho il sabato pomeriggio libero. Va bene, eh, <ride> pausa per Gerardo Colombo. Sì, anzi e, No, non te ne andare, no, non, non troppo lontano, Devo perché poi torni. Boccio d'acqua, sì. d'acqua. È un modo elegante per dire che devi andare in bagno? No. Se bevo troppo, certo, Certo. No, io, io sto soffrendo tantissimo, però per la Costituzione rimango qua. E soprattutto per Gerardo Colombo. Io, se, se tu ti metti a vendere, non lo so, oggetti in televisione, io compro tutto, sappilo. È una cosa... Non lo so. Va bene. Invito ora, nel, 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 in questo intervallo, intervallo tra un Gerardo Colombo 1 e un Gerardo Colombo 2, Paola... Cattorini, presidente dell'Associazione sulle, sulle Regole. Eccola qua. E Anna Rossato, relatrice dell'Associazione, una delle relatrici. Domanda alle domande: presidentessa o presidente? Socia dell'Associazione. Ce ne usciamo così democristianamente. Socia. Vabbè, perché l'italiano ci, ci, ci aiuta in questo senso. Vi, vi lascio il microfono. Grazie. Grazie. Eh, bentrovati ragazzi, buongiorno. Eh, volevo partire innanzitutto con dei ringraziamenti. Ringrazio con grande riconoscenza la Fondazione Pasquinelli che è qui oggi con noi, che oltre a sostenere concretamente la realizzazione dell'evento eh, sostiene ed è partner di associazione sulle regole e le consente di crescere e di consolidarsi sul territorio. Ringrazio il Comune di Milano per il patrocinio concesso. Ringrazio ovviamente Unissona che cura l'organizzazione dell'evento, dai contatti con centinaia di scuole fino al collegamento satellitare con oltre 110 cinema in diretta. Ringrazio tutti i docenti che eh, hanno coinvolto voi, studenti, in questa iniziativa, ben consapevole che le attività extrascolastiche implicano anche una certa fatica. E ringrazio infine tutti e ciascuno i soci di Associazione sulle Regole che hanno lavorato per la realizzazione dell'evento. Molto rapidamente, in due parole, ehm, vorrei spendere due parole per l'Associazione. L'Associazione sulle Regole si costituisce come associazione di promozione sociale dal 2014, ma esiste già dal 2010. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di promuovere e diffondere una cultura del rispetto delle persone, che è il fondamento della Costituzione oggi vigente, e delle regole che servono in qualche modo a realizzarlo. Quindi promuovere una riflessione sui temi della giustizia, l'egalità, sulla Costituzione e sul rapporto tra le regole e le persone e i cittadini. Quindi scopo ultimo è quello di realizzare e diffondere una cultura che abbia un riferimento molto molto diretto e concreto con il contenuto della Costituzione. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso incontri eh, che non sono lezioni frontali come avete visto oggi, ma sono invece come dire, occasioni di dialogo partecipato alla pari che sono fatti dai nostri relatori, che partecipano tutti in forma eh, gratuita e volontaria, andando appunto nelle scuole di ogni ordine e grado per dialogare con voi. Uno strumento che l'Associazione ha messo a punto di recente e che ha richiesto uno studio, eh, come dire, mh, che, ha, mh, che ha implicato uno studio anche di diverso tempo, anche di anni, è il kit didattico, il cui contenuto e potenzialità eh, vi viene illustrato dalla nostra socia e relatrice Anna Rossato. A cui passo volentieri la parola. Grazie. Grazie Paola. Allora, il kit didattico, come diceva Paolo, è uno strumento che abbiamo eh, prodotto e elaborato nel corso di alcuni anni e nasce proprio dalla riflessione dell'importanza di questi temi di cui stiamo parlando anche oggi e eh, dell'importanza di poterli approfondire, di poterne discutere soprattutto nelle scuole. È dedicato soprattutto a voi studenti e ai vostri insegnanti, anche se poi può essere utilizzato anche da altri. Eh, abbiamo due minuti per eh, presentare come funziona e eh, lo proiettia proiettiamo mh, il sito esatto lo trovate eh, su un sito dedicato quindi un kit online nella home page trovate tutti i percorsi e tutte le possibilità eh, che avete per approfondire i temi che vi stiamo proponendo qui ci sono i concetti chiave, eh, navigando, voi lo sapete fare meglio di noi tecnicamente, ma adesso vediamo qualche opportunità, ecco qua, mm. navigando, lì ad esempio possiamo cogliere eh, i concetti chiave, per ciascun concetto chiave noi abbiamo scelto... La fiducia, qui c'è l'elenco, noi abbiamo scelto la fiducia perché ci sembrava particolarmente bello, ma sono sviluppati così tutti quanti, c'è la definizione tratta dal dizionario, dal vocabolario, e poi ci sono diverse attività, no scusate, eh, e poi ci sono delle, eh, delle spiegazioni eh, che sono con dei link e possiamo linkare sulle parole chiave e eh, ottenere ulteriori approfondimenti e ulteriori spiegazioni invece queste eh, sono delle schede didattiche eccole, ne trovate parecchie queste sono dedicate a voi della scuola secondaria di secondo grado per ciascuna eh, scheda ci sono gli obiettivi gli, i temi interdisciplinari che potete trattare e poi ci sono le attività ed è, sono spiegate le attività che potete eh, svolgere insieme. Soprattutto quest'ultima parte è una parte che può essere eh, sviluppata anche, eh, arricchita anche con ulteriori schede eh, che, che potrebbero preparare i vostri insegnanti anche sulla scorta dei lavori che fate insieme in classe. Eh, tra l'altro mi permetto di dirvi, ma voi lo sapete già perché in questi giorni eh, il, il Ministro ha eh, emanato le nuove disposizioni per l'esame di maturità e eh, sapete che la cittadinanza e Costituzione può essere una delle eh, materie delle, delle, della prova orale, per cui vi è anche utile per questo. Grazie. 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 Volevo fare un recap, volevo salutare Torino, ti, ti dirò così a novinare, Torino ce l'abbiamo, sì, sì, come state? Boh, la sapete, mi insultano, eh, eh, Tricase, Palermo, Palermo c'è, Palermo c'è sempre, non in Serie A ma c'è, <ride> eh, sono palermitano, eh, mangiate la ricotta, io non posso... In questo momento a Tricase mangiate il pasticciotto. Roma, Verona, mi faccio il ruffiano con tutti. Vabbè, reagirete. Veneto, vado in regioni. E Volevo chiarire, stanno arrivando un sacco di, di domande molto intelligenti e alcune hanno scambiato Facebook per Tinder ecco, fanno commenti su, soprattutto sulla prima fila mi va molto forte, ma anche quelle dietro ecco, non possiamo passare i contatti delle ragazze è un problema di privacy e diventa un'altra cosa e non, poi, non, è, non è il caso però insomma, poi Facebook le magie di Facebook, ecco, però insomma ci sono le domande giuste Ecco, non sono solo appassionato a questo. Vabbè, <ride> è l'età, è l'età. Va bene. Va bene. E... Gerardo! Eccomi qua. Ci siamo. Tu sai cos'è Tinder? No. E io ah, avrei oh, messo oh. la mano sul fuoco che oh, non oh, sapevi oh, cos'era oh. Tinder. Mi sembra di aver intuito qualche cosa, ma... No, è no. è un'app un sì? che serve a noi belli, non serve. Eh, no, sì, soprattutto a me. È, mm. Ma serve a, ad abbordare, sostanzialmente. No, ad avere contatti fra... fra tra persone che si vogliono bene, cioè sperano, <ride> ma molto di moda, noi siamo tagliati fuori per una questione appunto anagrafica, ma non ho mai capito, ma Tinder è per, 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 anche per quelli molto belli, come noi, cioè chiunque usa Tinder, non è soltanto una cosa, è un modo per, per accelerare, perché sai sì, molto molto sì, infatti. E poi anche mica puoi perdere il tempo, perché poi è anche abbastanza economico perché devi portare la ragazza. La cena, un cinquantino se ne va per fare tutto il figo, Eh sì, certo, invece lì sta Ci stai? No, sì, vabbè, dai, andiamo fa così. Poi basta mettere un mi piace via. Sì, sì, non, non sa bene cos'è Tinder, Ah, secondo me in delle qualche volte, modo metti delle mi volte, piace. delle volte, delle volte, delle volte sì. Basta mettere mi piace, poi Pu gli dici, oh, guarda queste qua. Qualche eh, volta sì. mi piace, sì, va bene, eh, però eh, il rapporto cioè, sì. inizialmente è così, superficiale, dopo invece continua a essere superficiale. Questa satira non lo so. E cioè, la parità dei sessi. La, eh, lei gioca alla uh, guerra. Sì. Uh, gli hai detto tra l'altro che c'è tua cugina è soldato perché no ha detto, <ride> detto lui cioè una volta che, che, che abbiamo una ragazza che non gioca alle bambole alle bambole ma che alle bambole no, vabbè, non c'è non si oh, gioca sì, chi gioca alle no. bambole ma le Barbie voi non le usate più? eh uh, no, ora no Però... non sa neanche cosa vuol dire <ride> no, <in> passato, <ride> no, sì, le bambole si sì. io facevo il principe facevi il principe? si sì. <ride> Quindi c'è la sta cosa del, del... Eh, sarà il nuovo, il, nuovo, il nuovo capo di Stato maggiore dell'esercito esatto, ah, beh, speriamo, speriamo. No, basta che non si alleni troppo a ammazzare la gente, eh, ma quello ormai <ride> ha preso il gioco. Va bene. E vabbè, quindi lo, volevo trovare un aspetto. Positivo al fare la sua passione per, per le armi così. Sì, per... vabbè, ma dai sono finte, poi si scarica così. Sì, così. No, chi... Ce l'ha un fratello piccolo. Eh? Un fratellino piccolo. No, una sorella gemella che ancora Una sorella gemella, quindi andate di comune. No, non voglio no, adesso invaderla troppo, ah beh, mi chiedo scusa. C'è eh. tutta una, una storia sul fatto che, che chi gioca alle pistole, anche io giocavo alle pistole. Sì, anch'io. Sono stato riformato per sottopesa al militare. Io non ah, volevo eh. farlo, l'ho fatto lo stesso. Eh ah, sì, mio, adesso, poi ne parliamo Su Cose dopo. vecchie, perché loro i militari non sanno che cosa sia. No, sì, no, salvo lei che ovviamente... vorrebbe farlo, vorrebbe riportare la... Va bene, allora, sono le 10.59... Veneto, Lombardia, eh, anzi, tutta la nazione tranne Umbria e Calabria, eh, pazienza. Eh, si, si ricomincia e mm, eh, niente, ricominciamo. Mi, vado là. Io volevo eh, soffrire dall'altra parte, ma mi appassioni così tanto che... che. Che preferisci soffrire? Guarda, io negli anni di mani pulite avrei voluto corrompere qualcuno per essere interrogato da te. Per eh, quanto vabbè, mi appassiona la sapevo, tua vita, ti mettevo. Okay. Tua... Cercavo anche <ride> di, di venire interrogati a, a San Vittorio. Purtroppo ero così incapace so. a vent'anni. Cioè, ma c'era una strada, eh? C'è sempre tempo? Per... No, c'era una strada, bast bastava che corrompessi qualcuno. Okay. Eh, ma che allora, andava pensato, ancora a scuola, insomma. era difficile. Potevo corrompere i professori, vista la mia carriera. Ma sai, sai, sai quante corruzioni si, si, si verificano a scuola? Oh? Ah sì? Vedi, eh, saperlo, secondo va, secondo me, perché sapete, è un conto è il reato, no? è un conto è il comportamento. Secondo me, insomma, è un comportamento un po' corruttivo quello di per nel senso che corrompe un po' se stessi e da. Dà... <susurra> È un atto di autolesionismo il fatto di scaricare le versioni da internet. E ha a che fare con la corruzione. Sì. È, è, insomma, non è che si sia molto genuini no? quando si fa finta di aver fatto una cosa che non si è fatta. Nella nostra Costituzione non ama che si scarichino le versioni da internet perché ci vuole bene e siccome ci vuole bene la nostra Costituzione dice oh, ehi, ragazzi state attenti eh? non mettetevi degli ostacoli tra voi e la conoscenza Eh, no, state attenti non c'è un articolo dedicato allo scaricamento delle versioni da internet anche perché non c'era internet eh? non c'è un articolo dedicato ma lo capiamo lo capiamo cominciando dall'articolo 1 l'articolo 1 sta là lo conoscete? Ve lo presento? È l'articolo con cui l'Italia si presenta, peraltro. Eh? Piacere, Gerardo Colombo. Piacere. Piacere. Repubblica democratica fondata sul lavoro. Eh, L'Italia si presenta con l'articolo 1. Io, Italia, sono una Repubblica democratica, sono una democrazia. E torniamo indietro un attimino a quei 556 signori, signore e signori, che hanno scritto la Costituzione e chiediamoci cosa, come mai, perché, cosa gli è venuto in mente di scrivere che l'Italia è una democrazia? Perché? Perché gli è venuto in mente di scrivere che l'Italia è una democrazia? Qualcuno ci ha pensato? Com'è? dittatura. Perché prima c'era la dittatura. Prima c'era la dittatura. Eh. Prima c'era la tornarsi. dittatura, però prima, un pochino prima non c'era la dittatura, c'era la monarchia, è vero che le donne contavano meno del due di picche, è vero che i contadini lavoravano come se, quasi come se fossero dei servi della gleba, eccetera, 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 però formalmente non c'era una dittatura, c'era una monarchia. Ma proviamo a vedere se esiste una relazione, un collegamento tra quest'articolo articolo d'Italia è una democrazia e l'articolo 3 tutti i cittadini tutte le persone hanno pari dignità cioè c'è un collegamento tra il modo di stare insieme prima per cui le persone non avevano la stessa dignità e allora c'era la monarchia la monarchia voleva dire per esempio che al senato ci stavano le persone non elette scelte da re Ecco, c'è un collegamento tra il modo di stare insieme e il fatto che esistesse una monarchia di quel tipo e il principio secondo cui tutte le persone hanno la stessa dignità e la democrazia o no? E sembra difficile. Proviamo a cercare il collegamento. State spremendo le meningi? No, lei sta pensando, no, qualcuno sta pensando, oggi pomeriggio c'è da... Eh sì, no, per, perché è anche un po' difficile, cioè sono degli stimoli che magari difficilmente vi arrivano. No? Eh, ragazzi, se non pensate con la vostra testa, la democrazia non si realizzerà mai. Voi avete, come me, come tutti noi, una responsabilità forte nei confronti della democrazia, perché la democrazia non può esistere se le persone non pensano. È anche comodo, è molto comodo fare i sudditi invece, invece che fare i cittadini, è molto comodo, è molto comodo avere la mamma per tutta la vita, oh caspita com'è comodo, pensa lei a fare la spesa. Pensa lei a dirti anche come ti vesti, magari ti ribelli, a un certo momento ti ribelli, però, oh caspita, è comodo perché è la mamma che ti compra i vestiti, eccetera, eccetera, eccetera. No? Eh? Ma non si realizzerà mai la democrazia se continuiamo a avere bisogno della mamma. E pensiamoci, pensiamo un po', esercitiamo questa facoltà che abbiamo. Caspita, avete 18 anni meno lui che ne ha 17 lei. Eh? Avete 18 anni, ci cioè avete davanti la vita. Oh, la vita dipende da voi. Sapete la qualità della vostra vita. Da chi dipende? Da chi dipende la qualità della vostra vita? Da quello che vi mettete dentro, giorno per giorno. Come si chiama lei? Serena. Serena, è un bel nome, è un bel nome. Lei ha 18 anni? Sì. Tra 10 anni, quanti ne avrà? È un calcolo difficile, ma. 28. 28. Secondo lei la qualità della vita di Serena di 28 anni dipende anche da quel che fa oggi, serena, o no? Sì. E eh, caspita. E eh, ci pensi, pensateci tutti, la qualità della vostra vita, non della mia, non di quella dei vostri genitori o degli insegnanti. La qualità della vostra vita dipende anche molto da quello che fate oggi. Se vi volete bene, datevi da fare per star bene nel futuro. La prima cosa è, avete un cervello? Ecco, perché delle volte uno dice: come mai siete così zitti? Eh sì, ma vi importa o non vi importa volervi bene? È la prima cosa, volersi bene, sì, perché sennò no, eh, sì, si è in balia degli altri, no? E provate a pensarci un, un attimino, provate a pensarci un po'. Ma che senso ha, torniamo al discorso: che senso ha parlare di democrazia? Se si pensa che le persone non sono importanti allo stesso modo. E eh, se le persone non sono importanti allo stesso modo, allora governano soltanto quelli importanti, giusto? Era così, era così. Governavano soltanto quelli importanti. Era assolutamente logico e conseguenziale. Le donne non sono importanti? Allora non governano da nessuna parte, neanche in famiglia, perché il marito è il capo della famiglia, codice civile. Eh sì, votano? No, non votano, vanno in Parlamento, figurarsi. E allora è logico che, siccome, siccome ci sono le persone importanti, quelle degne e quelle invece da buttare via. Eh, governano soltanto quelle degne. Allora capite che relazione esiste tra l'articolo 3, tutti i cittadini hanno pari dignità, e l'articolo 1, l'Italia è una democrazia. Può essere una democrazia soltanto se tutti sono importanti allo stesso modo. Vi dicevo, no? Van Gogh, la notte stellata, le pennellate, che tutte quanti contribuiscono a fare quel quadro che tutti apprezziamo. È lo stesso. Soltanto perché c'è questa affermazione che riguarda la dignità è possibile che l'Italia sia una democrazia. E perché è fondata sul lavoro? Per certi versi ve l'ho detto. Prova, proviamo, proviamo a pensarci, provate a pensarci e magari dopo che ci avete pensato a dirmelo, a dircelo. Ci sono tanti vostri compagni, tanti ragazzi che ci stanno vedendo, magari ce n'è qualcuno che avrebbe voglia di parlare. Voi eh, quando oh, siete a scuola vi succede di parlare delle volte? Sì. Se no, eh, ma soltanto se interrogati o no? No, sì. E cioè? E si fanno degli interventi. Fate degli interventi, ma oggi siete intimiditi dalla mia presenza. Cioè se ho, se ho troppo i pochi capelli, dice questo qua viene da Marte, quindi è meglio non magari non conosce la nostra lingua. Eh no. so, anche, so anche dire come Butta, per esempio. Eh, no. eh sì, eh. Ho, ho fatto un corso di traduzione dall'italiano antico all'italiano contemporaneo. No, no. sì, l'ho fatto, sì. No, non siamo intimiditi. Eh? Almeno io non sono Lei eh, eh, non è intimidita. Allora, dai, che domanda le ho, che, che cosa vi ho? Su che cosa vi ho sollecitato a parlare? E di esprimere la nostra opinione. Eh, ce l'ha un'opinione. Cos'è? Sa cos'è un'opinione? Sì, ce l'ha un'opinione. Come si chiama? Paolo dice: Il lavoro rende nell'uomo libero. Eh, può essere è vero che il lavoro è nell'uomo libero, perché c'è anche questa storia no? a proposito della scuola. Uno dice. Mi succede, io parlo molto spesso con ragazzi della vostra età, anche più giovani, delle medie, eccetera. Uno dice, eh, perché il lavoro? Perché il lavoro rende liberi. Eh, questo normalmente viene dopo che io ho domandato perché si va a scuola, no? E uno dice, vado a scuola perché? Per imparare. Per imparare perché? Perché così poi trovo un lavoro. Ti piace lavorare? No. Eh sì, allora, allora capite come che peso ha, che peso ha l'obbligo di andare a scuola, se mi serve per fare una cosa che poi non mi piace, invece lui dice il lavoro rende liberi e siamo d'accordo che il lavoro rende liberi, chi è, chi è che ha detto no? Avanti, chi è? Non si fa la spia? Lei ha detto? Stava dicendo lei? Perché poi le spara tanto non può parlare, da scherzo, mi dia un 5, guardi che... Eh, fa niente, me ne leggo like un po, <ride> po'. Siamo pari. Sì, no, sì, se vuole. Perché il lavoro non rende liberi? Perché comunque rimani sotto l'indipendenza di qualcuno. Eh, ma dipende, per esempio. Cioè, non più so. che altro per me il lavoro ti rende indipendente. E eh, rende indipendente. Ma c'è una, una relazione tra la libertà e l'indipendenza? Mm. Eh beh, se uno è dipendente beh, sì. non è libero. Eh. C'ha ragione pure lei. Magari lei potrebbe dire, perché mi sembra di intuire, che lei dice si passa da una dipendenza a un'altra. Prima dipendo dai genitori, sì. e poi dipendo dal datore di lavoro. No, no. Cioè, nel senso, io lavoro sì. per guadagnare dei soldi. No? Sì. Così da essere indipendente econ economicamente, economicamente sì. e essendo indipendente economicamente, ce la farò prima o poi. Sì, ehm... non ce l'ha fatta benissimo. <ride> poi posso, diciamo, più o meno fare quello che voglio. Esattamente. E quindi il lavoro rende liberi sotto questo profilo, sì. nel senso che eh, la rende autonoma, eh, la rende autonoma, dopodiché magari è una libertà un po' limitata, perché se lei eh, dipende da qualcun altro, magari è portata o deve, o le si ordina di fare qualche cosa che magari lei non vorrebbe fare. Esattamente. ragione per cui sarebbe una bella cosa se la scuola fosse capace di aiutarci a individuare quale lavoro ci piacerebbe veramente fare. E invece la scuola non ci aiuta perché è strutturata in questo modo, no, no, no. No? sarebbe molto bello se ci uh, uh, così, uh, comunicasse, se ci uh, educasse a un discernimento che riguarda anche quello. No? Comunque la, il lavoro rende liberi. Eh, io credo che anche... Se non lavori, dipende da qualcun altro. O hai vinto la lotteria, o hai dei genitori che sono ricchissimi. Eh? Oppure il lavoro serve a renderci per quanto possibile liberi. E poi dipende dal lavoro che fai. Perché se lei facesse la musicista che adora suonare il pianoforte, eh beh, insomma, delle dipendenze le avrebbe comunque, perché ha delle dipendenze allo strumento. Se uno adora suonare il pianoforte e vuole fare dei concerti e il pianoforte deve, deve usarlo tutti i giorni. Eh sì, perché deve esercitarsi, deve continuare ad essere capace, deve continuare ad essere capace, ma questo è un discorso diverso. Ma c'è un, un altro significato, vediamo un pochino, perché, perché l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro? Non la faccio pensare troppo, dai. Mm. Per renderci liberi, perché prima il lavoro era dato solamente agli uomini. Qua, eh sì, eh, beh, lei dice: le donne, le donne prima non lavoravano, lavoravano un sacco le donne, ma lavoravano in casa e il loro lavoro non era riconosciuto come lavoro. E eh? eh? eh, vabbè, questo è un aspetto particolare. Ancora una volta la Costituzione ci viene in aiuto, no? nel senso che dice e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso. E allora per questo poi è sviluppato, no? tutto questo è sviluppato nella Costituzione, la Costituzione dice anche che eh, maschi e femmine anche sul lavoro devono essere trattati allo stesso modo, anche sul lavoro, perché c'è una parte che è dedicata al lavoro. Ma vediamo di andare oltre questo aspetto, è molto importante questo. Eh, boh, lei. Mi chiamo Andrea e sì, secondo me la nostra Repubblica si fonda sul lavoro, perché appunto dall'insieme di tutti i lavori, il mio, il suo, il suo... È da lì che nasce proprio la nostra, la nostra collaborazione quindi perché, la nostra reputazione. E' importante la collaborazione, anche questo è un pensiero, è un pensiero molto, molto interessante. Ed è vero che è importante la collaborazione, perché se non ci fosse collaborazione non staremmo insieme, non creeremmo una comunità. Noi abbiamo molto bisogno eh, di sentirci in una comunità e questo non è che succeda veramente nel nostro paese perché. Siamo molto conflittuali. A me sembra ogni tanto, guardando dal di fuori, di vedere come se fossero un, dei tifosi di calcio, no? che indipendentemente dalle ragioni e i torti si gridano da, uno, da, una, da una curva all'altra gli insulti peggiori eh? e senza cercare di, di misurarsi, senza pensare di lavorare insieme. Secondo me c'è un, un altro significato che forse è il più importante. L'Italia può essere una democrazia Soltanto se le persone lavorano per fare in modo che sia una democrazia. Perché ve lo dicevo prima, se noi la possibilità, il potere di contribuire a governare con gli altri non lo esercitiamo e lo eserciterà qualcun altro per conto nostro. E se lo esercita qualcun altro, allora la democrazia non è più democrazia. È democrazia a parole, ma diventa oligarchia, diventa addirittura monarchia nel senso di comando di uno. Perché noi ci tiriamo fuori. E chi ha voglia riempie gli spazi che lasciamo liberi noi. E se vogliamo vivere in una democrazia abbiamo delle responsabilità che è una parola, questa responsabilità che sembra una parola terribile Ah, oh, la responsabilità e però responsabilità e libertà vanno sempre a braccetto, non puoi separarle se dai a qualcun altro la tua responsabilità e a quest'altro dai, magari senza saperlo anche la tua libertà perché decide lui per te generalmente decide proprio lui per te, perché in Italia non c'è mai stato un presidente della Repubblica femmina non c'è mai stato un presidente del Consiglio dei Ministri, femmina, facciamoci delle domande su queste cose qua, che magari ci piaccia il maschio a comandare. Facciamoci delle domande. Allora capite qual è la relazione tra l'articolo 3, oltre che l'articolo 2, anche l'articolo 1. L'Italia è una democrazia perché tutte le persone sono degne, primo. Ma per essere una democrazia ha bisogno dell'impegno di tutti, se no si trasforma. E si trasforma la Costituzione. Cioè sulla carta no, resta sempre lì così. E però quel che dice la Costituzione non è più vero. Andate al cinema delle volte. C'è qualcuno che va al cinema? C'è qualcuno che ha il cinema alle mani e la forza per alzarla? Alzarle. Una. Cioè, Vuole non stare le mani coloro che vanno al cinema delle volte? Sapete cos'è il cinema? Sì. Vale anche vedere i film alla televisione? Eh beh, qualcuno, qualcuno, qualcuno ci va: cos'è l'ultimo film che ha visto? Adesso voi potete dirmi sempre. Eh. Si faccia i fatti suoi, ok? Perché no, no. si ricorda qual è l'ultimo film che ha visto? Um... Cioè il <ride> Lasciamo perdere tutte le volte mi impressiono perché l'immagine, alla mia età l'immagine che si ha di sé eh, non è l'immagine, io tutte mattina mi guardo allo specchio e mi viene quasi da dire chi è quello lì? Eh sì perché la mia immagine è l'immagine di quando avevo boh, più o meno 40 anni, to? e quindi eh, succederà anche a voi, eh? succederà anche a voi, eh? quindi quando mi vedo così poi mi prendo dal dietro, eh? cioè la lucentezza della... Eh. Ecco, che collegamento possiamo fare rispetto a quello di cui abbiamo parlato? La Costituzione si occupa anche di chi viola le regole così pesantemente da fare del male ad altri? Eh, se ne occupa, secondo voi la Costituzione eh, prende in considerazione anche questo aspetto oppure no? in quella logica magari che parte dal riconoscimento della dignità vi siete mai posti un problema? non credo perché quante volte lei ha parlato, in classe di... ha, parlato ha sentito parlare in classe di costituzione e già successo, ci sono i miei che speriamo che non faccia la spia tante volte, tante volte. ecco questo, questo questo qua garantisce almeno un 9 in condotta Scherzavo, eh? scherzavo. Ecco, parlando di Costituzione, questo tema eh, è mai stato toccato? Adesso lei è in conflitto interno perché dice... È stato toccato. E come è stato toccato? No, 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 non vuole essere un interrogatorio, eh? può dirmi, anche, anche lei può dirmi, guardi, non mi stressi che oggi è giovedì, domani è venerdì, poi c'è sabato, sabato andate a scuola? Poveretti, ancora venerdì e sabato avete. Quindi può dirmi, è la metà della settimana, insomma devo essere stressata ancora per due giorni. Mi lasci in pace per cortesia, può dirmelo. Eh? Le lascio in pace. Eh? Ha detto di sì senza dirlo. Noi comunichiamo delle volte con la bocca, delle volte comunichiamo con gli occhi, delle volte com comunichiamo con i gesti, ma anche con delle piccole movenze, uno sposta la narice e si capisce. Ecco, lei mi ha fatto un segno che dice vai via di corsa. Eh? E, e, qualcuno di voi ha affrontato questo tema? Avete sentito, no? Che cosa dice? Avete sentito cosa dice? Volete vederlo sette volte? <ride> 70 volte sette? Eh? Avete sentito cosa dice, no? E riguarda proprio la relazione, la regola, possiamo dire, a proposito del come si, affronta, come si affronta il male. Il male nel senso della commissione di un reato, no? dell'aver fatto un male tale a una persona che la legge penale prevede che quel comportamento, quel fare il male sia, abbia delle conseguenze. Ecco, Qualcuno di voi ha affrontato questo tema in classe? Penso sia ricorrente adesso perché con il fatto che si parli molto di legittima difesa... Anzi, anzi, la voce che eh, ottenga più vicino il... Si parla molto di legittima difesa ultimamente, sì. quindi penso sia un tema ricorrente, attuale, perché appunto diceva... Ecco, però attenzione, eh, cioè lei, eh, è molto, molto, molto acuta la sua osservazione. Eh, cerchiamo di fare una distinzione, no? Che cosa succede? Che cosa è legittimo che succeda secondo la Costituzione a chi ha commesso un reato? Eh, diciamo così, non nei casi eccezionali, perché la legittima difesa è anche questa qua, che cosa è legittimo, fin dove è legittima la reazione del privato in una situazione così eccezionale, perché è una situazione eccezionale, in cui... C'è un'aggressione a un suo diritto e a questa aggressione non si può rispondere ricorrendo alle istituzioni. Ok. Ecco. Invece più in, generale, più in generale, che cosa dice? C'è un articolo della Costituzione che si chiama, si chiama ah, il numero 27. Eh, ricordatevi, articolo 3, dignità della persona. Cosa dice questo articolo a proposito delle conseguenze? della violazione di una norma così eh, fortemente posta a tutela della serenità della persona, a tutela della possibilità di non soffrire. Che cosa dice questo articolo? Quanto è che ci manca? Otto minuti. Prego. Posso? Sì. Eh, sul fatto delle pene che non possono, diciamo, essere contrarie al senso di umanità, alle leggi naturali, insomma. Ecco, c'è un articolo, l'articolo 27 della Costituzione, che dice che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Allora, facciamo, eh, ci facciamo una domanda. Vediamo un po' se riusciamo. Dai, ravvivate un pochino. Eh, il primo che risponde è un milione di dollari. Eh, sì. Io la so. È eh, appunto. Oh, no. ecco. eh, cioè, cioè, no, la so. cinque tè, lo sapevo, non era per te. <ride> eh. Perché chi ha scritto la Costituzione ha scritto questa frase? Perché ha scritto che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità. Cos'è il senso di umanità? È umano cacciare le dita negli occhi? No? È umano far mangiare alla gente eh, regolarmente delle cose che boh? Ma è umano lasciare le persone senza spazzolino da denti? È umano tenere chiuse le persone eh, in una stanza, magari in quattro persone, in una stanza di 12 metri quadri, compreso una specie di, di bugicattolo in cui qua c'è un vater o una turca e lì c'è un lavandino? È umano consentire alle persone di avere un contatto telefonico con i propri cari dieci minuti alla settimana? Comprensivo di qualsiasi, di, qualsiasi, di qualsiasi proprio caro? Per dire qualche cosa, poi andiamo avanti se volete. Tutte queste cose sono umane o no? E non sono umane. Ma cosa gliene importa la Costituzione di sapere se, sono, se è umano il trattamento? Imposto alle persone che hanno commesso un reato. Cosa gli importa? Perché gli importa? c'è anche un golf rosso che attira l'attenzione. Eh sì, più di. Due. Perché gli importa? Riusciamo eh, tra tutti quanti, me compreso, a capire eh, come si colloca nel cielo stellato. Come si colloca nel cielo stellato questa affermazione della Costituzione? Così come se ne colloca un'altra che non sta nell'articolo 27, sta nell'articolo 13, quello che è il primo della parte della Costituzione dedicata ai diritti e ai doveri. Attenzione, non ai doveri e ai diritti, ai diritti e ai doveri, che conferma la funzionalità dei doveri rispetto ai diritti. L'articolo 13, la libertà personale è inviolabile e che poi verso la fine dice che è punita qualsiasi forma di violenza fisica o morale, psicologica, nei confronti di persone la cui libertà sia comunque ristretta. O non si può fare violenza non soltanto a chi sta in carcere. Eh, perché la Costituzione dice così, non fa nessuna distinzione. Non soltanto nei confronti di chi sta in carcere, eh, ma nei confronti di chi ha qualsiasi limitazione, qualsiasi limitazione, eh, che può anche voler dire, non lo so, sta su una nave, arriva da lontano, no, non si scende. Eh, e allora nessuna violenza, né fisica né psicologica. Perché la Costituzione dice questo? Ah, ce ha. Dai. No, mm, ho nominato il carcere sì. mi è venuto in mente un caso sì. il caso di Stefano Cucchi sì. eh, pensiamo in effetti al fatto che lui eh, non è stato supportato aiutato dallo Stato in quel caso eh no, quindi... più che non essere stato aiutato eh, caspita eh. Eh, pensiamo quindi alla libertà che aveva Stefano Cucchi il fatto che Stefano Cucchi comunque eh, in teoria, per legge, poteva e doveva fare una telefonata a casa, avvertire i familiari sì. di tutta la situazione. Questo non è successo. E, quindi, diciamo, è un emblema, secondo me, del discorso che state facendo. Ecco, è un emblema, e sono d'accordo che è un emblema, è molto sì. emblematico. Chi è andato a, 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 al cinema a vedere, sì. no? rappresentata eh, la, la storia, magari qualcosa di, di più, di, eh, la, la conosce. Ma eh, andiamo un pochino a vedere... Il collegamento, no? Come mai? Perché? Perché chi ha scritto la Costituzione si è preoccupato di chi sta in carcere? Perché si è preoccupato di chi sta in carcere? Orca, cioè, eh, io ho cominciato tutto l'ambaradam parlando di una parola. Qual era la parola? La parola con cui ho iniziato, che sta nell'articolo 3, l'articolo 3 è lì: Legge. tutti i cittadini hanno pari dignità. Anche quelli che stanno in carcere? Sì. Eh, anche quelli che stanno in carcere, tutti, perché se no non sarebbero tutti. Vedete come è, è tutto coerente? Che quella pennellata lì è. Siccome tutti i cittadini sono degni, perché sono, degni perché, sono cittadini, perché sono persone, tutte le persone sono degne perché sono persone, allora sono degne anche se hanno commesso il più atroce dei delitti. Voi dove arriverete in storia? In storia dove siete adesso? Eh, questa qua è una domanda imbarazzantissima non tanto per i ragazzi quanto. Per i professori di storia, perché se non si ricordano una data, ma pensate come, come, come si sente un professore di storia che non sapete neanche dove siete arrivati. C'è qualche prof di storia. Lei lo sa dove siete arrivati. Dov'è che siete? Alla, alla, quindi al, 2000, sì, al, 19, al 1917. Eh, siete a novembre, ottobre, a seconda dei punti di vista, a seconda dei calendari, no? 17 vuol dire che forse, guardi, se, eh, cosa siamo, siamo a, a novembre. Quindi lei arriva ai giorni nostri, arrivo a del 91, 91. Orca. Eh, eh. complimenti, comunque. Le, le suggerirei una cosa, no? eh, forse adesso non si fa più in tempo. Perché secondo me è importante per loro arrivare proprio certo. ai giorni nostri. Magari eh, andare un pochino più velocemente, perché dal 17 al. Non andare più velocemente, ristrutturare tutto il piano di studi di storia per poter fare la storia eh, del Novecento so, ma... eh. tra la quarta e la quinta. Eh, ma dalla, e magari posso... evitare di partire dal 1000 in terza, eh, no, che ormai diventa mm. un po' comple complesso. Eh, ma voi non potete saltare qualche cosa, no? Eh sì, dai. Noi già eh? saltiamo tanto. Eh, salti ancora qualcosa di più. Del novecento eh, Perché tanto poi eh, lei è bravissima perché se, se è già al 1917 vuol dire che è molto brava e che le sta a cuore questo aspetto. Non succede sempre così, no? Di solito si arriva alla guerra fredda, sì, anche a fatica a volte. Di anche solito fatica, ancora si arriva alla seconda guerra perché mondiale. Perché io mi chiedo a che cosa serve la storia, poi questo intermezzo lo finiamo. A cosa serve la storia? La storia serve. A sapere da dove veniamo. Lo stava eh. chiedendo a me. Eh, serve a sapere, a, a sapere da dove veniamo. Se ci fermiamo al 1960, come facciamo a sapere da dove veniamo? Abbiamo un buco incredibile. Abbiamo 70 anni quasi di buco. 60. 60 anni di buco. Oh, con 60 anni di buco come facciamo a sapere da dove veniamo? Eh? La storia. La storia perché... E quindi voi al 1962 arrivate. Al 62 arriviamo. E nel 1962 è successa una cosa, non in Italia, ma in un paese del Medio Oriente, Estali, tra il Medio Oriente e l'Africa, insomma. Allora sapete cosa è successo? No, perché ancora non ci siete arrivati. E siccome non ci siete arrivati in storia e purtroppo le notizie muoiono, ve lo dico io, è stato processato a Gerusalemme Adolf Eichmann. Sapete perché vi parlo di questa cosa? Chi era Adolf Eichmann? Sì, ma lei era in quarta, ha fatto un sacco di cose, perché l'hanno fatta venire qua? Eh? Eh, ma veramente, no, 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 non potevano, perché poi li in basso. Eh? Era un nazista, i nazisti sa cosa sono, perché lui prima ha parlato di nazisti, magari uno dice, chi sono i nazisti? È eh? un gruppo di social che... Eh? Cosa faceva? Dai, qualcuno di voi me lo dite. Lei sa chi era Eichmann? No, no Si lo sa? Era un nazista l'ha copiato. Cioè, eh. Ma cosa faceva il nazista? Tenga un attimo, che bevo un goccio d'acqua. Cioè, tenga per parlare. No. Io non lo so se, voi, se, se, se è funzionale proprio. Lasciamo perdere. che eh? seguiva gli ordini di eh beh, tutti seguivano gli ordini di Iter, ma lui cosa faceva? Quello cosa faceva? c'è no, la banalità del male, di di Anna Arendt Può essere sì. Sì, sì, è quello di cui Anna Arendt, nel libro La banalità del male. Come siete messi con i libri? Come con film o cosa? Meglio, attenzione, che vi chiedo qual è stato l'ultimo libro che avete letto, quanto mi manca? Tre minuti, sono fuori di tre minuti, vedete che anch'io faccio fatica alle regole perché... Adolf Eichmann è stato condannato a morte perché era il signore che organizzava le deportazioni, faceva arrivare a Auschwitz, a Birkenau, a Mauthausen, eccetera, i treni che deportavano gli ebrei e non soltanto gli ebrei in orario. E lui si difendeva e dicevano, e cosa volete da me? Me l'hanno ordinato e quindi io cosa potevo fare? era un po' è sulla linea di quello che è minorennia vita, che non ha, non ha la capacità di critica. Tutti d'accordo? D'accordo. Va bene, benissimo, ma gli ebrei, bruciamoli tutti? Eh, certo. Allora, stato, a un certo punto è stato, è stato, è stato processato e è stato condannato a morte. C'è stato un filosofo, che era un filosofo che non aveva proprio niente di nazista il quale ha intrattenuto un dialogo, una corrispondenza eh, ha cercato in tutti i modi di convincere chi rappresentava lo Stato israeliano Ben Gurion a commutare la sentenza di morte in sentenza di ergastolo. Perché? E cosa c'entra con quello che sto dicendo? E' per la questione della dignità delle persone. Ma se noi ci arroghiamo il diritto di ammazzare qualcuno, ma dove va a finire quel principio secondo cui tutti quanti noi siamo degni allo stesso modo? Attenzione, è importante badare alla conseguenzialità, a vedere le relazioni tra un'affermazione e un'altra. Nel momento in cui noi ammettiamo che una persona possa essere uccisa dallo Stato, diciamo che non è vero che tutti hanno la stessa dignità. E quindi ci trasformiamo immediatamente dalla democrazia a qualche cosa di diverso. Tac, ritorniamo senza neanche saperlo a questa piramide verticale in cui c'è qualcuno che conta tanto e c'è qualcuno che conta talmente poco da poter essere eliminato. Eh, ma lui ha fatto male. Avete sentito le parole? Avete sentito le parole? Beh, forse riusciamo ad andare avanti dopo, quando ci saranno le domande, ci sarà qualche cosa su questo argomento. Adesso mi fermo perché sennò Franco... Franco è unisona. è quello che ci permette di fare questa cosa, poi sarà magari l'anno prossimo non ce la fa più fare. Okay. No, ma non, non, non andare via, nel senso no, questo è... qua. Allora, allora, andavo a io... bere un goccio d'acqua, scusa. Che... No, no, non puoi, no, scusando, no, però, vai, eh, certo, 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 vai, vai. vai. Nel, nel, nel frattempo, mentre tu stai vai sì. a bere, io chiamo le tre redazioni, così chiamiamole idealmente, del nord, centro e sud, perché prima italiani, Scusa, è una ruffianata Noi artisti siamo un po' così, come, un po' come i giornalisti. Ecco. E, e, le, le, dovrebbe, a un certo punto si dovrebbero alzare il nord, e il centro e il sud. Sono le, le, le tre redazioni che hanno raccolto le eh, domande del, del, del nord, del centro e del sud. Banalmente, mettetevi qua. Sì, c'è questo taglio un po' una, così bello. Cioè. Eccoci. Facciamo chi, si è, chi è il nord? Chi è il nord? Nord? Sud? Banalmente dovresti stare là, verso ecco, il sole. Ah, ah, Va bene. Posizione vanno bene? Dobbiamo Siamo cambiare? Sai, sono, rimango un televisivo. Okay. Va bene. Allora incominciamo con, uh, con il sud. Dai, vestendo... sì. Prego. Torniamo alla libertà di pensiero e di espressione. Ci scrive Vincenzo Ricciardi dell'ITT Luigi dell'Erba da, da Castellana Grotte. Che ci sa la, la ola nei cinema. Infatti poi è un posto bellissimo, Quindi un'altra ola. Tutti i cittadini hanno il diritto di manifestare il proprio pensiero e anche la stampa non deve essere soggetta ad alcun tipo di censura. Sì. Come mai oggi questo fondamentale diritto che davano e davamo per acquisito è seriamente minacciato secondo molti? Beh, eh, non lo so eh, in che senso. Cioè, io vedo, attenzione, eh, perché noi dobbiamo anche qui fare un paragone con il passato. Secondo me mai come oggi è, eh, è stato possibile esprimere il proprio pensiero facendolo arrivare agli altri. Voi siete soprattutto, credo che siate soprattutto su Instagram, giusto? io che ho un'altra età invece soprattutto su Twitter eh, su Twitter bisogna scrivere questa cosa. Eh, troppo intellettuale poi devi scrivere sono, cosa sono, adesso ho addirittura 400 caratteri eh, sì, ma è una roba meglio una che, bella foto eh, eh, alla fine eh, che sì, eh. pensate che possibilità avete oggi di esprimervi di essere sentiti dagli altri rispetto a quel che succedeva prima di, prima, prima di internet prima di internet Dopodiché è certo che ci sono anche, succede che ci siano anche delle limitazioni. Per esempio, dei messaggi vengono cancellati. Perché vengono cancellati? Ebbè eh, noi abbiamo il, diritto, abbiamo il diritto di esprimere quello che pensiamo, però dobbiamo anche considerare che ci sono gli altri. Per esempio, è contrario al riconoscimento della dignità universale. Insultare gli altri. Tu puoi esprimere qualsiasi opinione, però non puoi dire quella. Attenzione, perché è una cosa che fanno sostanzialmente tutti: ci sono quelli che dicono, ah, qui non si possono uh, trattare così, quelli che vengono da lontano, per esempio, no? perché muoiono. Eh? Chi, chi uh, tratta così deve essere ammazzato, per dire. No? È lo stesso metodo. È lo stesso eh, ci, ci si insulta reciprocamente no? assumendo una parte piuttosto che un'altra, eh, lasciando perdere dimenticandosi la propria dignità, la dignità degli altri. Allora, sono giustificati dei limiti a qualsiasi diritto quando l'esercizio di questo diritto fa male agli altri. Ecco, io non lo so, uh, Vince, Vincenzo si chiama, Vincenzo, sì. che saluto, dov'è? Una telecamera per salutare particolarmente Vincenzo, è la prima domanda. Ciao Vincenzo, buongiorno Vincenzo, decida lei se ci diamo del tu o se ci diamo del lei. Perché comunque è importante che ci diamo o del tu, tutte e due, o del lei, tutte e due. E perché la Costituzione vuole un po' così, eh? Eh sì, questa roba qua che eh, gli insegnanti danno del tu e tu devi dare del lei, non... la Costituzione non l'ama. La questa cosa quindi ho tutti e due del tu, o tutte e due, due del lei, lei. mannaggia, <ride> e facciamo no, Scusate, dicevo, poi no. sarò più rapido, non so che cosa intendesse in particolare Vincenzo, magari se ci riscrive, specifica di più, vediamo di rispondergli. Avanti. Dunque, io ho qui. Siamo una... una scuola del centro. Sì, e ho dove? trovato una domanda inerente all'istruzione. Sì. E quindi una situazione che potrebbe riguardarci anche nel futuro. Sì. E viene da Elisabetta Savino, classe seconda D, Istituto Tecnico Luigi dell'Erba, Castellana Grotte, dice: Dalla nostra regione tanti giovani disoccupati, anche laureati, vanno via per cercare lavoro all'estero. I paesi dell'Unione Europea ne accolgono e offrono, offrono lavoro a tanti. La nostra Costituzione individua nel lavoro. Uno dei fondamenti non solo della democrazia, ma anche del pieno conseguimento di quella dignità che ci renderebbe tutti uguali. È quindi possibile affermare che una vera uguaglianza fra i cittadini resta inattuata in Italia e che l'Europa rappresenta per tutti una grande occasione, una garanzia per il conseguimento di una vera uguaglianza? Io sono molto d'accordo con quello che dice Elisabetta. Come si Elisabetta. Elisabetta, sì. Sono molto d'accordo, Elisabetta, con quello che dice lei a proposito dell'Europa. E anche a proposito del fatto che se non c'è lavoro non c'è riconoscimento della stessa dignità. La Costituzione, all'articolo all 4, scusate, che è scritto lì, dice: attenzione, perché è importante proprio leggerlo. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo, questo diritto. E cosa vuol dire promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto? E vuol dire che non è un diritto. Che può essere, può essere riconosciuto comunque. Perché ci sia lavoro, bisogna crearlo il lavoro. Ma pensate che responsabilità hanno, primo, quelli che non pagano le tasse: perché è giusto attraverso le risorse che arrivano dalle tasse che si può creare lavoro, primo. E secondo, quelli che hanno dei problemi, hanno delle incapacità nel, nel gestire le risorse, i soldi che arrivano dalle tasse, che responsabilità hanno quanto alla realizzazione della Costituzione sono d'accordo Elisabetta Ci... le darei un 5 idealmente eh. e spostiamo sempre siamo centro. al centro facciamo nord così uniamo l'Italia No, volevo aggiungere anche che chiudiamo i confini se chiudiamo i confini noi li chiudono gli altri e allora questo sbocco lavorativo finisce di esserci. Prego. Una domanda che giunge dalla città di Ovada, dall'Istituto Santa Caterina. E sì. ha scritto: Caterina, italiano. La Costituzione nasce dalla volontà di superare le barbarie della dittatura e tutte le derive ad essa legate. Ma oggi siamo ancora in grado di riconoscerle questa funzione e di vivere secondo i valori che l'hanno ispirata? E secondo me, no, no, noi abbiamo dei grandi problemi, non soltanto oggi, ce li abbiamo sempre avuti abbastanza di problemi perché la Costituzione non è mai stata veramente, veramente attuata. Diceva Piero Calamandrei, che voi non sapete chi fosse, forse qualcuno sì, ma tanti no. È uno di quelli che ha scritto la Costituzione, è forse la persona che si è spesa più di tutti gli altri per cercare di farla capire. E lui cosa diceva? Diceva tra le altre cose: La Costituzione è un foglio di carta. Se io la tengo su, eh, sta su, ma se io apro le dita, casca per terra. La Costituzione è come un'automobile: se non ci metto la benzina, l'automobile non va. E le dita di chi sono? E la benzina, chi ce la mette? E siamo noi. Se noi non mettiamo la benzina nell'automobile, l'automobile non si muove. Se noi non rispettiamo la Costituzione, la Costituzione non esiste. Io credo che adesso di problemi ce ne siano un po' di particolari e specifici a proposito della realizzazione della Costituzione, perché delle volte mi sembra, non è che mi sembra, leggo, leggo una specie di tornare indietro rispetto a quel principio che almeno sotto il profilo formale era rispettato, un pochino di più perlomeno. E tutte le persone che vivono qui hanno la stessa dignità. Attenzione. Attenzione, perché delle volte sembra quasi che possano esserci delle persone che quasi si identificano per un numero. O forse neanche per un numero. Guardate che eh, se la dignità di qualcuno viene messa in discussione, viene messa in discussione la dignità di tutti. Viene messa in discussione la dignità di tutti. E allora io credo che dobbiamo stare attenti. Dai, un'altra domanda. Torniamo al sud. Ciao, Gio. Ciao. Abbiamo letto... molte più risorse di quanto non vi aspettate voi del nord. Una battuta una stupida. Prego. Ho letto... Molte domande sul decreto sicurezza. Sì. E in, un a di, in un attimo arriviamo a parlare di mafia e corruzione. In sì. Cosa ne pensa della norma contenuta nel decreto sicurezza che prevede la possibilità per i privati di acquistare i beni confiscati ai mafiosi e ai corrotti? E secondo me c'è un rischio. Cioè io credo che ci sia un rischio. Poi dipende sempre da come sono gestite le cose. No? Allora, quando si confisca un bene a un mafioso... Eh, sperando come credo che generalmente succeda che eh, questa confisca sia legittima sotto tutti i punti di vista eh, nel senso che eh, è necessario che le norme, le leggi, le regole garantiscano comunque sempre chiunque eh? Eh, delle, volte, eh, delle volte esistono lasciamo perdere perché sennò il discorso è troppo lungo mettiamo no? che la confisca è giusta di solito è giusta se io questa, questo bene che ho confiscato alla mafia, lo lascio deperire, non lo utilizzo, e poi la gente pensa che eh, eh, la mafia funziona meglio dello Stato. E, e la mafia trova nuovi accoliti, no? E quante volte si. Ma ci sono, stati, ci sono delle volte anche dei cortei, no? delle manifestazioni. La mafia dà lavoro, lo Stato no, per dire. Allora è necessario che il bene. Che è sequestrato alla mafia poi svolga delle funzioni utili, e se è un'azienda continui ad andare avanti a produrre, se è un edificio, nell'edificio ci si mettono delle cose che funzionano e così via. Allora, siccome lo Stato non sempre è capace di fare tutto ciò, eh, vabbè, eh, possono anche. non è una cattiva idea, a mio parere, eh, prevedere che si possano vendere. Però c'è un rischio, che è un rischio enorme. Costituito dal fatto che a ricomprare il bene siano gli stessi mafiosi a cui è stato confiscato. E questo è un rischio forte, fortissimo. L'Italia è un paese in cui. Qui noi parlavamo prima di Mani Pulite, voi non sapete neanche cos'è: è, un'indagine dei processi, il tutto complessivamente è durato 13 anni. In cui la magistratura a Milano, ma anche altrove, ha fatto l'impossibile per far emergere la corruzione. La corruzione in Italia era un sistema, un sistema, vuol dire che aveva le sue regole, era una cosa diffusissima. Io credo che tante cose sia, tanto sia cambiato, ma che il livello di, eh, di, di, di diffusione della corruzione sia più o meno lo stesso degli anni 90, quando si investigava. E se è così diffusa la corruzione? E non sarà neanche tanto, 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 tanto difficile che i mafiosi, eh, che con la corruzione hanno, cioè, sono esperti, eh, eh, riescano poi a recuperare il bene che gli era stato sequestrato, che gli era stato confiscato. Pensate che smacco per le istituzioni. Avanti, dai, un'altra domanda. È di Giuseppe Cici, da Gioia del Colle, che chiede perché secondo lei negli ultimi anni è sempre più diffuso il fenomeno di una minore affluenza alle urne, come si può indurre i cittadini e noi ragazzi ad un maggior senso civico e se può essere sufficiente l'insegnamento di cittadinanza e costituzione nelle scuole. Allora, io sono convinto, parto dall'ultima parte, che per insegnare cittadinanza e costituzione nelle scuole bisogna essere capaci. Bisogna in primo luogo, in primo luogo conoscere la materia. Ragione per cui secondo me sarebbe necessario, vediamo se condividete anche voi che siete lì in fondo, sarebbe necessario fare tanta formazione per gli insegnanti. Perché è necessario, insomma, non... gli italiani non conoscono la Costituzione, eh, non è mai stata insegnata, nessuno o quasi è stato mai educato. Alla, a, a vederla la Costituzione e quindi la prima cosa da fare sarebbe proprio quella, quella di riuscire a comunicare che cos'è la Costituzione, quello che stiamo facendo qua adesso. È necessario, è indispensabile che gli adulti, vedete voi, com, com, io sono nato 72 anni fa, quando sono venuto al mondo 72 anni fa non sapevo fare niente, niente, voi lo stesso. E com'è che poi diventiamo capaci di fare le cose. Com'è? E mettendocene dentro queste cose, facendo dei percorsi, imparando da quello che vediamo fare agli adulti e da quello che sentiamo dagli adulti e poi attraverso le nostre esperienze dirette. E se gli adulti non ci aiutano a metterci dentro uno spirito critico, cioè se non ci aiutano a diventare liberi, hai voglia tu. Eh, hai voglia di insegnare costituzione. La, la Costituzione, cittadinanza e Costituzione, si potrebbe insegnare senza fare nessun corso. I promessi sposi, ma quanto? L'avete fatto tutti i promessi sposi? Eh, dovrete, dovreste sapere tutto di Costituzione, avendo fatto i promessi sposi. Perché lì c'è dentro l'ira di Dio, le regole. Qualcuno fa, ha fatto musica, non lo so, si fa, si fa alle, alle medie, si fa musica, eh, fate matematica. È tutta una regola, la musica è tutta una regola, la matematica è tutta una regola. Riuscire a capire il senso delle regole eh, non è che ci voglia una genialità particolare, eh, però, però il nostro sistema di relazione è un sistema di relazione fatto per cui mi verrebbe voglia da intervistarvi a proposito, se lo sapete, eh, perché anche questa è una dimostrazione sempre eh, Intervisto interrogatorio perché eh, no. interviste, interviste Voi dove siete? Ah, voi cosa fate? Storia? Italiano? Fate anche filosofia? Sì. Ecco, filosofia dove siete? Filosofia? <ride> Stiamo facendo Hegel. Hegel. In storia dove siete? Eh, al primo dopoguerra. Al primo dopoguerra. Primo dopoguerra della prima o della seconda? Primo, guerra Dopoguerra della prima. In italiano abbiamo appena finito di fare verga. Eh, vabbè, voi siete bravi, cioè il, il vostro sì perché c'è una contestualità. Sapete che io faccio questa domanda chissà quante volte in giro per... per, le, per eh? Eh, se, se, di solito in filosofia si è al 500, in storia si è al 700 e in italiano si è al 300. Ma come fanno i ragazzi a, a, a capire il senso di quello che stanno vedendo? Fate anche storia dell'arte? E eh, dove siete? Ha ah, una paura con le storie dell'Atte eh? della de Coab più o meno sì. eh? risponde eh, cioè, il nord. Meno, eh? Sembra i Giochi senza frontieri, eh, un po' meno. Eh, Realismo però, francese, no, voglio dire, che non siete a Parmenide per dire, no? Ecco. Eh. eh sì, dai. Un pochino, siete un pochino indietro però non è una. Tre. Sarebbe meglio perché chi è che potreste studiare adesso? Non ci siete ancora arrivati, ma per essere coerenti, niente, condannati. Io li condannerei. Scusate. No. Eh? Vabbè, fa niente. Cos'è il periodo in cui comincia a nascere il futurismo? C'è qualcuno che è esperto in storia dell'arte qui? Non c'è un prof di storia dell'arte? Attenzione, qui il Nord continua con la sua eh, arroganza dai. culturale. Rispondi, rispondi. Eh, non fai il figo quando il Come? futurismo e l'avanguardismo. Eh, primi eh, eh. eh. eh, novecento. Eh, sì, ecco. comincia a nascere lì il futurismo. Eh. Attenzione. Eh, della qua no. un pochino prima, No. Eh, dipende perché se cominciamo da, dai sumeri con la ruota, sa, un secoletto, non è che sia. è giusto? Un secolo, perché poi magari me lo ricordo male. Eh. Circa allora, dai, un'altra domanda. domanda. quant'è che ce ne avete ancora? E noi una una di e sì. poi basta. Sono finite le domande? Poi... No, in realtà, poi torniamo. Ah, dai, 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 di corsa ehm, da Modena. Uh -huh. Nicole Ferrigno ci chiede, Le chiede se, secondo lei, è opportuno cambiare alcuni aspetti della Costituzione, e se sì, quali cambierebbe? Dunque, io, io una volta pensavo che sarebbe stato necessario abolire una Camera, adesso non lo penso più. Adesso non lo penso più perché, perché il bicameralismo ci ha salvato da, da tante cose in passato, adesso non lo succede più. Boh, lasciamo perdere. Una cosa che secondo me sarebbe essenziale sarebbe quella di inserire in Costituzione il tema dell'acquisto della cittadinanza, perché secondo me non è un tema da legge ordinaria. La, la Costituzione parla di cittadinanza e però non dice come si acquista. Sarebbe essenziale. Eh, secondo me sarebbe anche una cosa bella togliere l'articolo 7 lì, qua. Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimenti di revisione costituzionale. Non è più così, o sbaglio? Eh? I patti lateranensi. Sì, esatto, i patti lateranensi. Eh. 1929 la prima, Mussolini, e poi credo sia l'84 con Craxi. Perché questo articolo è in conflitto con quello successivo. Tutte le religioni sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni le religiose diverse dalla cattolica, e cominciamo. Tutte sono uguali, però la, 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 la confessione religiosa cattolica è diversa dagli altri. Non è tanto nello spirito dell'articolo 3. E poi io introdurrei per quel che serve qualche cosa di ulteriore a proposito della divisione dei poteri. La democrazia si basa sulla distribuzione. Del potere legislativo, esecutivo e giudiziario tra organi diversi in modo che non esista il potere assoluto sciolto da qualsiasi controllo. Adesso c'è quantomeno da chiedersi se il potere dell'informazione e il potere finanziario non debbano essere separati dai poteri tradizionali. Poi c'è qualche, qualche così da sistemare. C'è un articolo che, se ricordo bene, il numero il 22 che dice che la cittadinanza, il nome e la capacità giuridica non possono essere persi per motivi tolti, per motivi politici, il che vuol dire che possono essere tolti per altri motivi. E io questo articolo lo cambierei. E la cittadinanza e il nome e non possono mai essere sottratti per nessun motivo. La legge oggi comincia a dire che invece per qualche motivo la cittadinanza si può perdere. Si comincia con una cosa, poi ci si prende gusto, si va avanti. Dai, un'altra domanda. Siamo al sud. Ecco. Sì. Secondo i giovani rimane attuale la disuguaglianza tra uomo e donna. Sì. Gianluigi Castellano, del secondo aliceo classico, Marrone, gioia del collo. Come crede possa risolversi il fenomeno riguardante la disuguaglianza tra uomo e donna nell'ambito lavorativo? Per quanto riguarda la differenza salariale e licenziamento di donne di peso spesso purtroppo dalla gravidanza. Eh, di... Allora, esiste una relazione molto precisa tra legge e cultura. Tutte le volte in cui la legge dice una cosa che non è condivisa dalla cultura, vince la cultura. E siccome il nostro paese è un paese in cui... Tantissime persone, secondo me la stragrande maggioranza delle persone è ancora convinta che i maschi valgono più delle donne e uh, tutto quello che vuole la Costituzione, ci può mettere tutto l'impegno che vuole la Costituzione a dire che anche nell'ambito del lavoro femmine e maschi stanno assolutamente sullo stesso piano, perché poi i comportamenti, attenzione, eh, non soltanto i comportamenti delle persone, ma anche la tendenza del legislatore, questo, questa, questa regola, questa legge non la osserva. È una questione di cultura, è necessario che noi, la scuola, ha un compito essenziale sotto questo profilo, non soltanto la scuola. Però I ragazzi ormai stanno più a scuola che altrove, no? E vedono molto di più, è giusto, è vero, che vedete di più gli insegnanti che i vostri genitori. Eh, fate un po' un conto, eh? Sì o no? Siete bravi in matematica? Uno più uno più uno. E eh, quante ore passate a scuola? Eh, non lo sanno, è eh, beata, è innocente. Cinque eh? o sei. 5-6 al giorno, lei sta 5-6 ore al giorno con i suoi? Eh no eh, eh. anche la famiglia uh, però i genitori sono stati, è uh, 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 tutto un circolo vizioso eh, è questione di cultura, è necessario che noi siamo capaci di cambiare cultura altra domanda qua arrivano delle domande in tempo reale sì, e... perché tempo... prima erano in tempo, in tempo, in tempo virtuale <ride> dai e eh, appunto Emanuele Policardo dell'Istituto sì. Galilei di Gorizia ci dice parlando dell'articolo 27 della Costituzione sì. eh, non ritiene che per colpe di prive di umanità debbano essere applicate pene altrettanto disumane No, non lo ritengo proprio. Cioè, adesso eh, come si chiama? Si chiama Emanuele Policardo. Emanuele, se lei mi ha seguito, eh, io penso proprio che vede, eh, secondo me proprio concettualmente, no? Se noi pensiamo, perché può essere anche legittimo, chi lo sa, magari sbaglio tutto io, sbagliato tutto, hanno sbagliato tutto coloro che hanno scritto la Costituzione. Non è vero che si può stare insieme riconoscendo a tutti la stessa dignità. Ma se riconosciamo a tutti la stessa dignità, punto e basta. Quello è il principio che non può essere violato salvo ritornare al sistema di prima. E non, ci sono, non, non si scappa. Non si scappa. Eh, indipendentemente dal fatto che, come dice, non so, Mahatma Gandhi, come dice Gandhi, Gandhi, avete sentito mai il nome? Eh? Gandhi dice, perché il principio, questo principio è lo stesso principio di occhio per occhio, dente per dente, la legge del taglione. E Gandhi dice... Occhio per occhio rende il mondo cieco. È così, no? Allora, vogliamo un mondo cieco o un mondo di vedenti? Dopodiché, qui sta dietro un pensiero, eh, Manuel molto, 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 molto pessimistico: secondo il quale le persone non possono rendersi conto che hanno fatto male e, rendendosene conto, non farlo più. Noi, noi tutti quanti siamo un film, non siamo una fotografia. Tutti quanti noi, eh sì, ci trasformiamo necessariamente, ma provate, come si chiama? Mi scusi. Sofia, Sofia lei è diversa da quando aveva sei anni o no? Eh, un pacco è diversa, giusto? Eh sì, ci trasformiamo, ma anche nel pensiero ci trasformiamo, non soltanto fisicamente. Sofia ha sei anni, io a sei anni pensavo delle cose che adesso non penso più. Io ho fatto 33 anni il magistrato e, e le persone le mettevo in prigione. Le mettevo in prigione le persone, per carità con tutte le garanzie, eccetera. E, però le mettevo in prigione, le mettevo in celle che erano meno di 12 metri quadri, ci stavano in quattro persone a andare bene, e avevano il water lì e là il lavandino e, e così via. Adesso, secondo me, io penso, io sono convinto che quelle robe lì sono cose che contravvengono al principio del riconoscimento della, della dignità personale. E lo fate per 33 anni. E sarò ben cambiato, no? Sì, eh, si può, qui posso andare certo. anche se lui è qui. Sì, eh, scusi l'intervento, no, volevo collegarmi con il fatto di Gandhi perché un'altra frase che mi ha colpito principalmente di Gandhi è quando lui dice che dobbiamo essere il cambiamento e vogliamo vedere nel mondo. E collegandoci appunto a questo si può anche arrivare a quello che ha detto lei giustamente, che se una persona viene punita con la morte non può più cambiare, quindi non può più tornare indietro. E quindi volevo chiederle, secondo lei sarebbe più giusto magari pene da un punto di vista um, un po' più lievi, quindi a, tralasciando la pena di morte, ma anche magari... Diminuire un po' le pene in generale, ad esempio gli ergastoli, per favorire un processo di reinserimento attraverso magari dei servizi sociali. Ecco, io sono contento che almeno siamo in due a pensarla così, perché io credo che l'ergastolo, nonostante tutto, nonostante che la Corte Costituzionale si sia pronunciata più volte sul tema, secondo me l'ergastolo fa molta fatica a essere costituzionale. Secondo me non è costituzionale. Eh, sapete che in tanti paesi l'ergastolo non c'è, eh? non c'è in tanti paesi. E in questi paesi in cui non c'è l'ergastolo, la recidiva, e cioè la recidiva vuol dire commettere un altro reato dopo averne commesso già uno, è inferiore rispetto a noi. Ma noi sì. Ma per Totorina? Per Totorina, eh. e allora io il mio sistema. Il, Totorina, sarebbe, eh, il quello, quello che penso io. Eh, Sarebbe così: fin tanto che una persona è pericolosa sta da un'altra parte. Però in quest'altra parte tutti i suoi diritti, che non confliggono con la sicurezza dei cittadini, sono garantiti. Che è una cosa diversa da quello che succede oggi. Fintanto che una persona è pericolosa, sta da un'altra parte. Io non posso a uno che ha finito la pena dirti: Scusi, lei adesso esce, eh, lei ha ammazzato una persona, eh, cosa fa quando esce? E quello mi dice: Guardi, eh, ci ho preso gusto a ammazzare quello lì. Ci ho preso tanto gusto che adesso appena esco ne ammazzo un altro. E mica posso dirgli: Va bene, si accomodi. No? Non posso dirgli: Va bene, si accomodi. fintanto che uno è pericoloso, eh, beh, eh, faccia piacere. Viene. Però quando uno smette di essere pericoloso, perché? È necessario, è necessario, ci serve, serve a noi riuscire a recuperarlo, a fare in modo che si renda conto che quel che ha fatto è male, senza per questo essere distrutto dai sensi di colpa. Perché, vedete, quando ci si rende conto di aver fatto male a un'altra persona, e poi non si sta bene con se stessi, eh, ma proprio per niente, proprio per niente. Ci sono persone che si suicidano per quello. In carcere, non soltanto per quello, ci si suicida 20 volte di più che fuori dalla prigione. 20 volte di più. Vuol dire che se fuori si suicida una persona, in carcere se ne suicidano 20. Se fuori si suicidano mille persone, in carcere se ne suicidano 20.000, in carcere si suicidano ogni anno almeno una sessantina di persone. Se facciamo la proporzione, no? 20.000 in proporzione, no? perché noi siamo 60 e passa milioni, in carcere ci sono 60.000 persone, se facciamo la proporzione, 60-62 persone, adesso... Nonostante che siamo ancora in novembre siamo arrivati, credo a 59. 61, 61 eh? Sono rimasto indietro in un paio di giorni. 61 vuol dire che arriviamo oltre questa cifra che era più o meno una cifra. Eh? È moltiplicata da 60.000 a 60 milioni, quante volte bisogna moltiplicare? Eh, 60.000 per 10 fa 600.000, per 100 fa 6 milioni per 1000 fa 60 milioni. Invece che 60 mila sarebbero 62 mila, se ho fatto bene i calcoli. C'è un prof di matematica che mi dice lei ha sbagliato tutto? Perché potrebbe essere, eh? Così Non c'è nessun professore di matematica. Oppure si nasconde. E c'è qualcuno che la matematica la conosce? Vabbè. Magari abbiamo sbagliato di... Tu hai controllato. Sì, tutto a posto. <ride> <ride> Faccio un'altra domanda? Dai, ce n'è altre? A chi toccava, sì. Domanda che eh, arriva dall'Istituto Giuseppe Luosi di Mirandola. Sì. In riferimento all'articolo 52 della Costituzione, come vede la proposta dei partiti attualmente al governo di reintrodurre la leva obbligatoria? Quali effetti avrebbe nella società di oggi? Allora, io il militare l'ho fatto. È una cosa che ho sofferto moltissimo. Perché fare il militare ai tempi in cui l'ho fatto io, era il 1968. Pensate che l'ho sofferto talmente che mi ricordo ancora la data in cui sono partito, per Albenga, che non era neanche tanto lontano e che è un posto bello. E il 5 ottobre del 1968. Eh, perché me la ricordo? Eh, perché dal 5 ottobre sono stato almeno due settimane, forse qualcosa di più, come se fossi in carcere come se fossi in carcere, e eh, non mi piaceva, devo dire, anzi ci ho sofferto moltissimo. Primo. Secondo, io il militare non lo volevo fare perché a me non è mai piaciuto ammazzare la gente. E bene o male, facendo il militare, tu impari a ammazzare la gente, perché io ho tirato un sacco di bombe, si chiamavano SRCM, che poi era anche pericoloso perché non ero tanto capace di, di, di tirarle, scoppiavano troppo vicino, insomma. Ho imparato a sparare con il fucile con il Gerhardt. Ho, ho imparato a, a sparare con la Sega di Hitler, che è una mitragliatrice che ha un nome tecnico diverso. Ma si chiamava così perché spara 600 colpi al minuto. Adesso, figurarsi le armi che ci sono adesso! E insomma, impari a ammazzare la gente. Quindi, non, non mi sembra una bella cosa. Non volevo fare il militare, eh, cioè, è diverso dai videogiochi. Secondo me un servizio civile no? in cui non si impara a ammazzare la gente, ma si impara a vivere insieme agli altri rispettandoli, e secondo me sarebbe essenziale. Invece. Cioè, io più ci penso e più penso che sarebbe necessaria proprio un'educazione a stare insieme agli altri. Eh, così, eh, parallelamente, eh, come effetto collaterale, il servizio militare un po' questa roba lo faceva. No? Perché tu, io l'ho fatto da soldato semplice e eh, perché anche allora cioè, le gerarchie non è che fossero entusiasmanti per me. Eh. Eh, insomma, a militare la gerarchia è gerarchia. Succede di fare delle cose eh, incredibili. A eh, un mio amico e collega che mi raccontava delle cose che sono successe a lui, io le mie non me le ricordo. Eh, eh, è stato obbligato insieme a qualche altro commilitone a, a eh, tagliare l'erba di una aiuola usando le forbicette per le unghie. Niente di più illogico, no? Come punizione, perché? Avevano... Allora, come effetto collaterale, però, succedeva che dove facevo il militare io c'erano persone che arrivavano da tutte le parti d'Italia, ci si conosceva, si, avevano, si intessevano rapporti, si conoscevano delle persone di origini estremamente diverse anche sotto altri profili, c'era chi faceva il pastore e quindi quasi non sapeva parlare in italiano perché era sempre stato sulle montagne dietro le pecore bla 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 eccetera eccetera no? questi effetti collaterali secondo me beh, qualche utilità ce l'avevano allora eh, insistere, insistere sugli aspetti positivi del vivere le situazioni degli altri in modo da riconoscersi reciprocamente riconoscersi reciprocamente magari se io farei servizio civile anche a... Cioè, inviterei a fare servizio civile anche a qualcuno che si occupa di politica, eh? perché forse riesce poi a riconoscere gli altri, riesce a riconoscerli, così come anche a qualche adulto che... vabbè, lasciamo perdere. Secondo me sarebbe molto importante, sarebbe molto importante, e varrebbe la pena di rifletterci. Dai, un'altra domanda. Se, Adesso... se non c'è, basta, mi arrendo. No, ce faccio una domanda proprio dalla mia scuola, diciamo. sì. colgo l'occasione. Sì. C'è una nota frase del, di uno dei noti costituzionalisti italiani che dice che la Costituzione è ciò che ci siamo dati nel momento in cui eravamo sobri, a valere del momento in cui siamo e saremo sbronzi. Un, po', un pochino ebrei, lui dice. Eh. E come interpreta lei questa frase? E secondo lei, diciamo in maniera molto semplice, L'Italia in che tasso alcolico si trova? Eh beh, insomma, cioè se ci fanno il palloncino non lo so come va a fare. Ah. Eh. eh sì, eh, si, capisce questa, si capisce questa affermazione. La Costituzione è una regola, è una legge che si, ci siamo dati da, da sobri, no? essendo in grado di ragionare, per evitare di fare sciocchezze quando si ha bevuto. Ok? Si capisce? Si capisce? Cioè. Usciamo da quella situazione che abbiamo visto tutti insieme quando hanno scritto la Costituzione. Tutto quello che era successo lì era perché si era bevuto, uuuh, quanto si era bevuto, no? Ovviamente è un linguaggio metaforico questo. Eh? Ci si era esaltati. La Costituzione serve a frenare i bollenti spiriti. A evitare di prendere delle strade che portano al disastro. Ecco, tornando alla metafora, eh, io ho paura che se, se ci fanno il palloncino adesso, insomma, una qualche alterazione la troviamo. Le battute si sprecherebbero. Abbiamo il tempo per l'ultima domanda. Dai, ultimissima. Cinque minuti e salutiamo, finiamo la, la colazione. Allora, Giorgio Licchetta, eh, dal liceo scientifico Leonardo da Vinci, di Maglie, eh, dice, riflettendo sull'articolo numero 3 della Costituzione, riguardante il tema dell'uguaglianza fra uomo e de donna, le chiedo, quante di queste ultime ricoprono ruoli amministrativi in aziende, società o comunque ruoli di rilievo? Poche, poche, poche pochissime. Allora, guardiamo lo Stato, no? eh, nelle società bisogna andare a vedere eh, il board, cioè il consiglio di amministrazione, presidenza, eccetera, Ah, guardiamo lo Stato, nessuna donna è mai stata Presidente della Repubblica, nessuna donna è mai stata Presidente del Consiglio dei Ministri, Consiglio dei Ministri, boh, 57, non lo so, una cinquantina abbiamo avuto di, di, di Consigli dei Ministri diversi, se mi ricordo bene. Abbiamo, questa è la, mi pare, la diciottesima legislatura, mi pare, 18 Presidenti del Senato, nessuna donna. 18 presidenti della Camera, 3 donne. Cioè, 3 donne, in tutte queste robe qua che sono più di 100, in tutte queste cariche, più di 100, 3 donne. Vuol dire che le donne hanno avuto gli incarichi istituzionali apicali per meno del 3%. E secondo me questo lo dice tutto. Va bene. Io direi... Eh, direi, dobbiamo finire qui. Cosa succede e... adesso? Cinque Bene, 5 minuti. Eh, minuti. Allora facciamo l'ultima, l'ultima, sì. siamo ai 21, vedete 25? Dai, una domanda che si possa dire. Sì, Quindi 3 no, minuti so abbiamo tecnicamente. In 3 minuti, perché dai. ringraziamo al volo. C'è una domanda, dai, di corsa. Ah, c'è una domanda qua, scusate, dai, visto che eh, sono così rare, ah, dai. Allora, c'è una domanda della seconda E dell'istituto Cobianchi di Verbania, sì. dice Samuele Spanaralli. Discutendo in classe sulla, sulla recente vicenda accaduta a Riace in Calabria al sindaco Domenico Lucano, sì. ci siamo posti il problema del rapporto esistente tra il rispetto della legge e il senso di umanità a cui si è appellato il sindaco inquisito. Lei cosa ne pensa questo, in merito? Questo, questo, questo è una, questa è una domanda. Non era da ultima domanda. Eh, non era da ultima domanda. Io eh, vi rispondo eh, chiedendovi. Secondo voi, gli italiani nel 1938 dovevano rispettare le leggi razziali o dovevano violarle? Violarle. Perché dovevano violarle? Senso di eh, perché un conto è la giustizia e un conto sono le regole. Ora, è chiaro che la situazione... Oggi non è quella del 1938, è chiarissimo che non è la situazione del 1938. Ma io chiedo, c'è qualche piccola assonanza? Eh? Eh, c'è qualche nota che suona appena, appena, piccola, piccola eh, in sintonia con quella situazione oppure no? Guardate, io ho una regola che è una regola personale. Tutte le volte in cui una legge, a parte il fatto che la nostra, la, nostra, la nostra Costituzione prevede che la Corte Costituzionale butti via le leggi che non sono in sintonia con la Costituzione, se una legge contrasta la Costituzione, la si porta davanti alla Corte Costituzionale e la si butta via. Però purtroppo c'è un periodo durante il quale la legge viene applicata anche se è incostituzionale perché devi andare davanti alla Corte Costituzionale. Eh? E passano magari degli anni. Allora la mia regola è che quando una legge primo eh, contrasta, cioè non contrasta, ma proprio mette in discussione, o meglio ancora, fa male. Eh, veramente, concretamente, ha un diritto fondamentale, veramente fondamentale, uno. E due non c'è rimedio per riuscire ad evitare questa uh, violazione del diritto fondamentale tre ci si assume la responsabilità della violazione quattro non si usa violenza perché la violenza è il contrasto no, con il riconoscimento della dignità delle persone e beh, io credo che mi pongo il dubbio se non sia possibile o addirittura doveroso violare la legge che offende pesantemente diritti sulla cui fondamentalità non c'è la possibilità di discutere. Questa qua è una regola mia, che riguarda me e basta. Noi, tra le libertà che abbiamo, abbiamo anche quella di prenderci la responsabilità di un comportamento non coerente con le leggi. E delle volte, forse tante volte, è successo che l'umanità è progredita proprio attraverso la trasgressione. Vi ricordate, avete mai sentito parlare di Rosa Parks? A scuola cosa fate? Giochi di guerra. Giochi di guerra, sì. Un programma scolastico. Ma poveretta, l'abbiamo l'abbiamo bisogna coccolarla. Eh sì, lei è... Eh, eh, è stata tirata dentro in questa roba qua, lei proprio perché fa questi giochi è una persona assolutamente pacifica, che è importante. E niente, quella signora che essendo nera di, 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 di carnagione eh, non si è alzata da, una, da un sedile su un autobus negli Stati Uniti d'America che era riservato ai bianchi. Eh sì, perché era stanca, poveretta, aveva lavorato tutto il giorno, si alzi, no non mi alzo. Si alzi, perché questo posto è riservato ai bianchi. No, non mi alzo. L'autista fa fermare il pullman, chiama la polizia, viene arrestata. Beh, è stato un passo importante verso, non dico superamento, perché la segregazione, la segregazione razziale negli Stati Uniti non è ancora superata, ma verso un progresso. Verso io credo che Rosa Parks c'entri un pochino eh, con l'elezione di Obama, Presidente degli Stati Uniti d'America. E quindi possiamo fermarci qui, possiamo fermarci Io qui mi, facendo delle sì. cose che chi è che fa? Mi sento come Carlo Conti a Rimini e Capodanno. C'è meno 5, meno 4, 4 meno 3, meno Aspetta che dobbiamo 3 ringraziare minuti. Dobbiamo ringraziare rapidissimamente. Io ringrazio prima di tutto, prima di tutto, e eh, non lo so chi ringrazio prima, perché è una bella gara. Facciamo che quest'anno ringrazio per prima la Fondazione Pasquinelli che. che ci dà la possibilità di fare queste cose, ci dà la possibilità di esistere come sulle regole. È una cosa importante. E a pari merito, l'ho ringraziato tante volte, ma lo ringrazio ancora perché veramente, non è... è bravo, guarda. È davvero, oh caspita. E poi è bravissimo. Eh, eh, sei d'accordo? Eh, una, 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 una giusta l'hai eh, sì, ma io sono ancora più d'accordo di te con quello che hai detto, <ride> E poi ancora pari merito perché anche loro ci mettono l'anima per fare questa cosa unisona. Qui c'è Franco. <ride> Vedete, eh, siamo circondati no, da amici che ci danno la possibilità di fare le cose. Eh, vedete com'è importante no? tutto il disegno della Costituzione? Fare le cose insieme, fare le cose insieme, perché insieme si riescono a fare. Se noi andassimo ognuno per la propria strada, non avremmo potuto realizzare quello che abbiamo fatto quest'oggi. Qualcuno di voi sarebbe stato felice perché non avrebbe avuto bisogno di scomparire, che invece non ce l'ha fatta scomparire. Però forse, 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 qualche cosa siamo riusciti a comunicarvi. Credo che sia importante. O oh, un altro ringraziamento a pari merito va a tutti voi. Perché siete stati. Anche quelli che stanno eh sì. nel cinema. Eh sì, ma tutti loro sono uniti, sono, sono quelle, eh. a voi ragazzi agli insegnanti. Ovviamente a chi sta dietro le telecamere, a chi, chi sta dietro il mixer, a tutti quanti, e anche ai nostri ospiti. Oltre alla fondazione, anche ci sono un po' di soci. Gerardo, vado a prendere di... lo champagne. E Meno, la sa, mancano 30 secondi a no, ah, no, finisci ne no, no, fin no, fin fin inizio in concludi, mancano 20 secondi. A tutti, a tutti, a tutti, a tutti, anche al tassista che mi ha portato qui, perché Vabbè. non so se è collegato. Al prossimo anno, ciao Gerardo ciao. Colombo.